Bene, direi di riprendere dalla nona stazione luminosa, Le ceneri di Bruno, di cui la volta scorsa avevamo già svolto qualche passaggio, ma li riprendo. Ci inseriamo così, Le ceneri di Bruno, Campo dei fiori, e dicevamo con questo rogo in realtà è un intero mondo che va in cenere. Va in cenere, poi risorge, ma comunque va in cenere. E la domanda è chi è Bruno? Chi è Bruno? In realtà chi è Bruno? E in particolare che senso ha il suo riferimento a Copernico? Che copernicanesimo è mai il suo? Avevamo letto, vi ricordate, il celebre elogio di Copernico nella Cena delle Ceneri? Un elogio molto appassionato, ma anche molto strano. Perché da un lato sì, Copernico, come dire, è lodato perché ha il merito di avere dissolto le muraglie dei cieli cristallini di Aristotele e di aver fatto esplodere l'universo. Ecco, anche se questa è un'aggiunta di Bruno, è Bruno che scopre l'infinito dietro le muraglie di Aristotele. Ma soprattutto poi Bruno diceva una cosa per noi sorprendente: non era un Copernico che guardava avanti o non guardava soltanto avanti, era un Copernico che guardava soprattutto indietro e che aveva soprattutto il merito di avere, diceva Bruno, ripigliato gli abietti e rugginosi frammenti di un passato millenario che era sepolto nell'oblio. Quindi il lavoro di Bruno è simile a quello che facciamo qui, una memoria risvegliata, un recupero di qualche cosa che è stato obliato e che riemerge. E questa, diciamo così, questa antichità che riemerge con Copernico fa sì che Copernico stesso venga letto da Bruno, sì, come uno che guarda indietro, ma anche come un'aurora. Aurora che annuncia però un ritorno, non una cosa nuova, che annuncia il ritorno del sole dell'antica vera filosofia, sono parole di Bruno, no? Per tanti secoli sepolta nelle tenebrose caverne della cieca, maligna, proterva e invida ignoranza. E la Frances Yates, no? Questa grande studiosa di Bruno che abbiamo citato la volta scorsa, il libro è Giordano Bruno e la tradizione ermetica, tradotto dalla Terza nel 69, e ci ha mostrato, ci ha fatto vedere con bravura storiografica e filologica qual è questa vera filosofia di cui Copernico sarebbe l'annunciatore, l'aurora, il ripigliamento, il ritorno. E lo ha fatto ricordando in particolare un testo di Bruno, la Oratio Valetudinaria del 1588, che Bruno aveva rivolto ai dotti di Wittenberg, che eccezionalmente nella sua vita abbastanza sfortunata, l'avevano accolto liberalmente con elogi, eccetera. Ecco, e qui c'è l'elenco dell'antica vera filosofia che abbiamo letto la volta scorsa e che non può non sorprendere, no? Ve lo rileggo: Egizi, Caldei, maghi, gimnosofisti, orfici, molti altri nel corso dei secoli, Alberto Magno, Marsilio Ficino, Nicolò d'Accusa, Copernico e ovviamente lui. Ecco, questo per Bruno è il passato del sapere filosofico, o meglio, è la filosofia nascosta dietro alla filosofia di Aristotele, evidentemente, no? E in parte anche di Platone. È il passato di un sapere che riemerge, no? Riemerge e, come dire, recupera attraverso tracce luminose. È un cammino naturalmente che ha delle risonanze col nostro, questo è innegabile, no? È un cammino che va a Oriente per tornare in Occidente, è un cammino che va dietro la tradizione metafisica occidentale, è un cammino che va dietro San Tommaso, che va dietro il cristianesimo. Ma certamente la cosa che colpisce di più, proprio per le immagini che Bruno usa, per i riferimenti che fa, la cosa certa, e su questa la Yeats, come dire, fonda tutta la sua interpretazione di Bruno, assolutamente legittima da un punto di vista storiografico, si vede chiaramente che Bruno è un pensatore magico ermetico del Rinascimento, come tanti altri del suo tempo, e cioè un adepto di quel corpus di testi attribuiti al mitico Ermete Trismegisto e ritenuti al suo tempo assolutamente autentici, quindi molto antichi, pre-cristiani,
una sapienza che aveva preceduto Mosè e Platone, che era dietro le spalle di Platone, come siamo andati noi, dietro le spalle di Platone. E Marsilio Ficino la vedeva così, eccetera, però in realtà noi oggi sappiamo che si trattava invece di scritti di età neoplatonica, guarda caso, quella fase, quel luogo nel quale ci siamo mossi anche noi, scritti di età neoplatonica, spessissimo polemici verso il cristianesimo, e certo Bruno non fa proprio niente per smussare la polemica contro il cristianesimo. Abbiamo osservato una cosa interessante per noi, cioè che sulla base di questa cultura, cultura appunto neoplatonica dei primi secoli dell'età cristiana, Bruno e lo pseudo Dionigi l'Areopagita stanno esattamente in parallelo in bilico. Cioè tutte e due si nutrono di questa cultura, ma uno accentua l'aspetto anticristiano, l'altro fa di tutto per invece per dare una interpretazione cristiana. Ecco, naturalmente è questa tradizione magico-ermetica, come è chiaro, che va in fumo a Campo dei Fiori. Le ceneri di Bruno sono le ceneri di questa tradizione. Sono quella tradizione di cui appunto la Yeats ricostruisce i contenuti con il famoso lamento di Asclepio che abbiamo letto la volta scorsa. In sostanza, prese le cose da questo punto di vista, la Yeats ha perfettamente ragione di dire per tutti questi motivi smettiamo di considerare Bruno un pensatore moderno. E la polemica è contro la retorica positivistica, evidentemente, contro le letture che facevano di Bruno nell'Ottocento, figuriamoci, il difensore del libero pensiero. Certo che Bruno non era un difensore del libero pensiero nel senso moderno, post-illuministico del termine. E quindi era il Bruno che, come dire, era stato eletto proprio eroe dai massoni, dai positivisti materialisti, eccetera, eccetera. Contro la Chiesa di Roma in senso anche moderno. E la Yeats ha ragione, cioè questo Bruno è una invenzione storiografica. Vi rileggo quello che lei dice, e siamo proprio arrivati qui la volta scorsa, in questo proposito. Dice, Bruno definisce l'aristotelismo, la cultura del suo tempo contro la quale combatte, vecchiaia, disordine, notte del mondo. Ma Copernico è il segno aurorale che annuncia la rivincita dell'Egitto, dell'Oriente. Gli dèi dell'Egitto ritornano e con essi ritorna la luce della verità. Ritornerà, parole proprio della Yeats, la meravigliosa religione magica degli egiziani. Le loro leggi morali sostituiranno il caos presente. La profezia del lamento, quello che citavo ora, si avvererà. E il segno celeste che proclama il ritorno della luce egiziana a cacciare le tenebre attuali, sarà il sole copernicano. Perfetto, questo è letteralmente quello che dice e pensa Bruno. Quindi Bruno proclama apertamente che il suo egizianismo è una religione. È la vera religione che fu relegata nelle tenebre quando il cristianesimo la distrusse, la proibì con le sue leggi e vi sostituì il culto di cose morte, dice Bruno, no? E anzi della stessa morte. Assurdi riti, cattiva condotta morale, guerre continue. Questo è il pensiero di Bruno. Per tutte queste ragioni, conclude la Yeats, smettiamo di considerare Bruno un pensatore moderno. Ha indubbiamente ragione. E bisogna aggiungere che il Copernico di Bruno, come dice bene giustamente Yeats, non è il nostro Copernico, non è il Copernico col quale abbiamo a che fare noi nelle scuole, no? Per esempio quando studiamo Copernico al liceo o all'università. Sebbene, ecco, questo però adesso cominciamo a camminare noi, Eravamo arrivati qui. Sì, tutto vero, tranne un piccolo particolare. Piccolo si fa per dire. Cioè resta da dire dell'unica originale associazione che Bruno fa tra tradizione magico-ermetica e infinito copernicano. E questo, vedete, e lo fa con quale eloquenza, con quale potenza trascinante. Questo, vedete, non c'è in nessun testo ermetico. E quindi questo resta assolutamente inspiegato e incompreso nella
pur con convincente ricostruzione storiografica della IACE, nessun ermetico rinascimentale come Bruno, nessun ermetico rinascimentale dice le cose che dice Bruno, insomma, questo principio ermeneutico fondamentale dell'infinito bruniano, per cui la Luna è cielo a noi come noi la Terra è cielo alla Luna, questa reciprocità, tutto questo non è Copernico, è l'utilizzazione di Copernico in vista di una intuizione poderosa, di una intuizione che non ha le eguali, che forse se ha qualche, appunto, se noi dobbiamo rintracciarla, dobbiamo pensare a Davide de Dinon, come abbiamo fatto, dobbiamo pensare a Scotto e Rivugina, dobbiamo pensare allo pseudo Dionigi, eccetera, eccetera. Ecco, allora, per intendere più a fondo, non dico chi è Bruno, chi non è Bruno, che poi sono, come dire, espressioni retoriche, e siamo noi che abbiamo a che fare adesso con Bruno, no? Quindi che cosa ce ne facciamo di Bruno? Che tipo di lettura è per noi possibile, è per noi augurabile, è per noi efficace, produttiva, nutriente, pur dopo avere considerato tutte le cose che sono da considerare sul piano storiografico, per carità. Ma la nostra domanda è: come si può intendere più a fondo questo insieme di fattori così strani, eterogenei, eccetera, eccetera? Allora io lo farò facendo sostanzialmente giocare tre fattori. Che elencherei così: la materia, l'infinito, l'anima. La materia, l'infinito, l'anima. Sono tre prospettive che la IES non capisce per niente. O meglio, capisce a modo suo, ovviamente, è una grande storica. E della materia dico poco perché ci siamo fermati molto su questo. Riprendo per esempio le tesi appunto di Davide de Dinon, che Bruno, abbiamo visto, cita espressamente, no? Dicendo: ma forse non hanno capito bene, Davide de Dinon aveva ragione. E cosa diceva di così importante quanto alla materia? Ma, per esempio, dico molto sinteticamente, poi avete le registrazioni e i testi, non le considerazioni, diceva che tutti i corpi sono differenze interne di un unico corpo che chiamava materia, hyle, usava questo termine greco. E così tutte le menti sono modi di un'unica mente, il nous. Ma poi corpi e menti, era questo il passaggio ulteriore che faceva arrabbiare Tommaso e Alberto Magno, corpi e menti non sono veramente distinti, li distinguiamo verbalmente, diciamo, ma nella sostanza non sono distinti, perché in Dio condividono un'unica sostanza. Quindi c'è un'unica sostanza che è materia, che è nous, che è anima, che è movimento. E Tommaso, vi ricordate, diceva un cattivo Platone e un cattivo Aristotele, ma nonostante le condanne sappiamo che questa linea di pensiero ha varcato i decenni, i secoli, certamente in Bruno ha segnato una ripresa potente, poderosa, e costituisce, direi, il fondamento di quello che qui chiamiamo, per intenderci, materialismo trascendentale, materialismo mistico, materialismo ermeneutico, possiamo dargli vari aggettivi, ma insomma un'altra forma di materialismo rispetto a quello di Aristotele, rispetto a quello dello stesso Platone, che si declina altrimenti nel neoplatonismo, comincia a declinarsi altrimenti nel neoplatonismo, che non è certamente il materialismo di Cartesio, che non è tutto il materialismo di Newton, che è altra cosa di cui noi perseguiamo con tenacia e ostinazione la traccia, è che io sto dicendo arriva sino a qui, e in questo senso Bruno non è assolutamente lontano da noi, come la IES legge con tutte le sue brave ragioni. Ma veniamo adesso all'infinito, e qui devo rileggervi o leggervi delle cose che l'altra volta non abbiamo avuto forse il tempo di apprezzare abbastanza. Attenzione, perché le espressioni di Bruno sono volutamente paradossali, volutamente dialettiche, volutamente ambigue, sono problematiche, fortemente problematiche, ma vanno assunte in questa problematicità perché si apra lo sguardo al di là delle muraglie, appunto, no? Perché si veda qualcosa che non si era mai visto, qualcosa di così inquietante che le parole non sono sufficienti, sono ambasciatori, come si direbbe con il suo stesso gergo, sono angeli, non quelli perniciosi, no?
dei cieli aristotelici, ma i nuovi angeli, gli angeli della luce. Badate, siamo in della causa principio et uno, della causa principio et uno, dei dialoghi naturalmente inglesi. È dunque l'universo uno, infinito, immobile. Una, dico, è la possibilità assoluta, uno l'atto, una la forma o anima, una la materia o corpo, una la cosa, uno lo ente, uno il massimo ed ottimo. Ma poi, venendo adesso, ha detto il tema generale, no? Questo si potrebbe dire è l'uno plotiniano per certi casi, per certi, anche se non è questo, non è questo lo stile. Ma adesso viene nei particolari. L'universo uno, non è materia, badate, qui siamo addirittura al di là di no. L'universo non è materia perché non è figurato e non è figurabile, quindi non è una materia malleabile a cui si possa dare la forma. Non è la materia di Aristotele, insomma. Non è terminato, non la si può concludere, né terminabile, non è Parmenide. Non è forma perché non informa né figura altro, atteso che è tutto, è massimo, è uno, è universo, quindi non è né materia né forma. Se alla nozione di materia e forma diamo la tradizionale interpretazione scolastica, la tradizionale interpretazione metafisica, si può benissimo dire. Non è misurabile né misura, non si comprende, nel senso di aversi all'interno, perché non è maggiore di sé, non è qualcosa di sé che continua a sé. Non si è compreso perché non è minore di sé, non è né maggiore né minore, quindi non comprende e non si è compreso. Non si agguaglia, non si eguaglia a qualche cos'altro perché non è altro e altro, ma uno, è medesimo. Ed essendo medesimo e uno, non ha essere ed essere, non ha l'essere. Heidegger sarebbe forse contento o forse no. Non ha essere ed essere. E perché non ha essere ed essere, non ha parte e parte. Se non ha esseri, non è fatto di parti, non è divisibile in parti. E perciò che non ha parte e parte, non è composto. Non è un composto. Questo è termine di sorta, che non è termine, ecco che comincia veramente, no? Il terremoto. È termine che non è un termine, è talmente forma che non è forma, perché è la forma di tutte le forme, quindi non è una forma. No? Come fai a concepire la forma di tutte le forme? Devi già usare le forme per concepire la forma. E se tu dici che è la forma di tutte le forme, quella forma lì, che è la forma di tutte le forme, è chiaramente informe, no? È il contrario della forma o l'altro dalla forma. È talmente materia, badate, la finezza, questo Cusano non l'ha pensato, eh? Qui siamo ben oltre Cusano, no? È talmente materia che non è materia. E anche Dinan qui non è arrivato a tanto. È talmente anima che non è anima, perché è il tutto, indifferentemente, però è uno, l'universo è uno. Voi capite? Dove siamo? Siamo sulla soglia dell'impossibile. E infine, sotto la comprensione dell'infinito, guardando le cose dal punto di vista dell'infinito, potremmo dire in maniera più banale, non vi è parte maggiore e parte minore. Eh già, che cosa è grande, che cosa è piccolo? La grande domanda del Platone, pare delle lezioni non scritte, eh? Il grande e il piccolo. Ma su questo ha lavorato molto il neoplatonismo, naturalmente, no? Non si può dire né che è grande né che è piccolo, non ha parte più grande di un'altra, perché li commisuri a che? È come dire è più vicino e più lontano, è più vicino a dove, più lontano da dove, se non c'è un dove nell'infinito. Sono pensieri sconvolgenti, no? Quindi non è parte maggiore e parte minore, perché alla proporzione dell'infinito non si accosta più una parte qualsivoglia maggiore che un'altra qualsivoglia minore. Rispetto all'infinito siamo tutti lontani, diciamo così, no? E però nella infinita durazione, e se guardiamo la cosa non come infinito dello spazio, ma come infinito del tempo, non so se vi rendete conto dei passi che ha fatto quest'uomo nella sua fantasia allucinata, se volete dire così, no? E quindi è però nell'infinita durazione, nella durata, non differisce la ora dal giorno, il giorno dall'anno, l'anno dal secolo, il secolo dal momento.
Momento e secolo sono la stessa cosa nell'infinito tempo, diciamo così. Perché non sono più gli momenti e le ore che gli secoli, e non hanno minor proporzione quelli che questi alla eternità. Tema che tornerà in Spinoza, in maniera diversa, ma tornerà. Similmente, nell'immenso, non è differente il palmo dal stadio, il stadio dalla parasanga, che sono unità di misura tipicamente barocche, no? Dell'Italia del tempo. Perché alla proporzione della immensitudine non più si accosta per le parasanghe che per i palmi. Dice, sono a un palmo dall'infinito, sono a tre parasanghe, è uguale. Rispetto all'infinito non cambia nulla. Dunque infinite ore non sono più che infiniti secoli e infiniti palmi non sono di maggior numero che infinite parasanghe. Alla proporzione, similitudine, unione e identità dell'infinito non più ti accosti con essere uomo che formica, una stella che un uomo. Qui comincia il terzo momento, l'anima. Uomo e formica, stella e uomo. Perché a quello essere non più ti avvicini con essere sole, luna, che un uomo, una formica, e però nell'infinito queste cose sono indifferenti. Ecco, questo che cosa c'entra col pensiero ermetico? Niente. Forse non c'entra niente neanche con Copernico, siamo d'accordo. Copernico è stata un'occasione, una spinta. Ma direi adesso dell'anima facciamo una citazione breve, perché su questa la volta scorsa abbiamo insistito, abbiamo letto. Abbiamo guardato, vi ricordo soltanto questa incredibile intuizione da epigenetica moderna, non so come dire, una cosa così la potrebbe dire, potrebbe capirla a fondo appunto Carlo Alberto Redi, no? L'unità della vita, l'unità delle specie in quanto sono un unico flusso, in quanto sono un'unica evoluzione darwiniana, si potrebbe dire. Questa intuizione sconvolgente che si può ben capire che i giudici del Sacro Collegio restassero sconvolti di fronte a questo uomo che diceva queste follie però che avevano sapore di verità, insomma, no? L'anima dell'uomo è medesima, in essenza, quanto la filosofia occidentale ha lavorato per determinare, stabilire qual è l'usia, l'usia dell'uomo, l'essenza, ancora Heidegger continua a seccarci con questa storia dell'usia, l'essenza. L'essenza dell'uomo non è l'essenza dell'animale. Lettera sull'umanismo. L'essenza. Consideriamo l'uomo troppo poco se lo paragoniamo all'essenza dell'animale. Certo, ha le sue ragioni, per carità. Sarebbe interessante anche vedere bene nel particolare. Ma qui si dice esattamente il contrario, si va totalmente al di là. Si dice, no, guarda che proprio in essenza specifica e generica, specie e genere, le definizioni aristoteliche, l'uomo, l'anima dell'uomo e l'anima delle bestie non differisce in nulla se non nella figura. Hanno figura diversa, non c'è dubbio. Io e un cane abbiamo figura diversa. Newton e il cane di Newton, come diceva John C. Wright, sono sicuramente diversi. Ma l'anima è la stessa. In che senso l'anima è la stessa? Il rapporto, diciamo così, riguarda molte considerazioni che l'altra volta abbiamo sottolineato, ve le leggo rapidamente. E medesimi in essenza specifica con quella delle mosche, ostriche marine, delle piante, di qualsivoglia cosa che si trovi animate o abbia anima, come non è corpo che non abbia più o meno vivace e perfettamente comunicazione di spirito in se stesso. Cioè, non c'è anima che non sia dentro tutti i corpi e non c'è corpo che non abbia dentro di sé un'anima o non sia animato. Ora, col tal spirito, secondo il fato o provvidenza, ordine o fortuna, viene aggiungersi ora ad una specie di corpo, ora ad un'altra, e secondo la ragione della diversità di complessioni e di membri, viene ad avere diversi gradi e perfezioni di ingegno e di operazione. Più chiaro di così. Io ho l'anima delle mie membra, delle mie operazioni, della sorte che mi ha destinato a poter fare certe cose, a camminare su due gambe e non su quattro. E ovviamente chi cammina su due gambe ha un'anima bipede, chi cammina su quattro ha un'anima quadrupede, ma non c'è un'anima separata dal bipede, capite? È il movimento, è la funzione, è l'operazione che è animata, animante, e che per essere tale è materia in movimento, materia che si forma, formata. E vi ricordate tutta la, come dire,
tutta la riflessione che lui fa, straordinaria, che se noi avessimo invece che queste due mani, quattro piedi, non avremmo il linguaggio, non avremmo la società degli esseri umani, non avremmo i saperi, saremmo come cavalli, cervi e porci, non saremmo capaci di difenderci dalle altre belve. Ma però anche i cavalli hanno la loro anima, hanno l'anima di quello che sanno fare. E di lì la ricostruzione delle attitudini umane a costruire congregazioni di cittadini, strutture di edifici, invenzioni di discipline. Questo cammino dei corpi e delle anime che è esattamente identificato nell'infinita complessità e complessione di tutte le cose. Ecco, io credo che non devo insistere oltre con tutto questo. Questo è Bruno, insomma. Questo è Bruno e non ce n'è un altro nella storia dell'Occidente. È quello che Bruno ha intuito in maniera talvolta sconnessa, scomposta, come dire, agitata. Era un agitato, è un agitatore, su questo non c'è dubbio. Ma ecco, ripeto che c'entra l'ermetismo. Chi ha mai parlato così? In sostanza sta dicendo che l'anima del mondo e la materia sono uno, il nostro tema generale, no? Nelle rispettive articolazioni dei corpi, nella rispettiva danza dei corpi, in quel che sanno fare, nella musiche della loro sapienza, del loro saper fare. E si tratta di una unità immota e in movimento. E questo è un altro punto incredibile, no? Dove volete che vada l'universo, già dicevano lì, no? Gli eleatici, dove volete che vada, quindi sta fermo. Ma allora non c'è movimento? No, tutti i movimenti sono dentro, però sono tutti immobili, sono immobile, come scrive lui, no? Sono qualche cosa di immobile, in movimento nella non movimentazione, eccetera. Ecco, detto questo, e nonostante questa, come dire, questo peana che ho pronunciato in favore di Bruno, che sempre tanto mi emoziona, devo dire, nonostante ciò, ma io vorrei aggiungere, proprio perciò, vediamo chiaramente che la galassia Bruno, la stazione luminosa Bruno, si allontana infinitamente da noi. Non possiamo che osservarla e comprenderla, infatti, cosa stiamo facendo? Non possiamo che osservarla e comprendere a partire dalla nostra differenza, dalla modernità, come diceva bene la IES, dalla nostra modernità. È da lì che noi scorgiamo questa enormità, no? E sul fuoco di quella pira, sull'incendio che illumina Campo dei Fiori, si separano per sempre, indiscutibilmente, due mondi. Uno va in cenere e così com'era non torna più. Così come possiamo dire, così com'era Scott Ryugena non torna più, eccetera, eccetera, anche se c'è il miracolo della memoria di cui parleremo ancora alla fine. Vi ricordate allora l'elenco? Alchimisti, maghi, creatori di oroscopi, fattucchiere, indovini, ermetici. Questi se ne vanno, escono di scena, per dire così, come in una scena finale di un bellissimo film, che si allontanano sul profilo di una collina con la luna dietro, questi se ne vanno nell'infinito niente. E dall'altra parte abbiamo quello che siamo noi, che pure abbiamo sollecitato questa memoria, no? Che abbiamo avuto questo soprassalto, che abbiamo avuto questo appunto dettaglio luminoso che ha riilluminato un mondo. E il nostro mondo invece è il mondo della scienza moderna, della scienza di Copernico, Cartesio, Newton, Galileo, eccetera, degli stati nazionali assoluti, del mondo delle banche, del mondo della borsa, del mondo del commercio oceanico, condannato da Bruno. E vi ricordo che Bruno fece di tutto per catturare questo mondo moderno, ci provò alla corte della grande Elisabetta, con qualche fortuna in più,
Enrico di Francia tentò anche lì, ma gli andò male, no? Dovette scappare da Parigi perché il re gli mandò un messaggero che gli disse: scappa perché ti vogliono fare fuori. Gli aristotelici, i maestri dell'aristotelismo. E quindi era il tentativo di Bruno di sostituire Stato-Chiesa nell'accezione moderna con questa grande rivoluzione che aveva in mente lui e che non sappiamo neanche bene comprendere. D'altra parte anche Campanella pensava, cose del genere, no? E noi siamo l'uomo moderno, guardiamo con infinito stupore questa scena che si allontana. Le ceneri di Campo dei Fiori segnano una differenza che ci rende incomprensibile, diciamo la verità, il lire del Nolano ci sorprende, a tratti è incomprensibile, anche se è rimasto molto attrattivo, attraente. E quindi abbiamo un mondo, quello da cui siamo venuti noi, che è il mondo di Galileo e di Cartesio, non casualmente ostili a Telesio e Campanella, non casualmente ostili ai presocratici, quindi a tutto ciò che era dietro Aristotele e Platone. E da un lato, da un altro lato, perché io non sono uno scienziato, da un altro lato veniamo anche qui da alcune cose interessanti, cioè dalla reazione alla modernità, come sapere galileiano, newtoniano, cartesiano, eccetera, alla reazione di Vico, del grande Vico, che abbiamo studiato in un seminario qui, alla reazione del sapere storico-umanistico, che fa, come dire, pone una distinzione netta e pone una supremazia, diciamo così, però il sapere storico è più alto, è più profondo, e che poi, come dire, passerà a Herder, a Goethe, a Hegel. Ed è così, badate, e in questo la Iesa ha ragione, vedete come bisogna tenere la testa fredda, sempre guardare tutto ciò che c'è, anche se disturba, perché è contraddittorio. E ha ragione la Iesa quando dice: guardate che il Bruno di cui parlate, il Bruno rivendicato da Herder, rivendicato da Goethe, rivendicato da Spinoza, ed è così che Bruno attinge profeticamente la nostra attualità ermeneutica, che io posso dire: ah, ma come la luna e il cielo a noi, vedi, è il principio ermeneutico della correlazione tra interpretante e interpretato, direbbe appunto Peirce. Sì, ma non è mica questo il vero Bruno. Questo è il vero Bruno tradotto nella modernità che si è ormai associata, che è stata conquistata totalmente dalla visione galileiana, dalla visione cartesiana. E quindi sostanzialmente noi abbiamo fatto una lettura postuma del cammino fatto sin qui, ci accorgiamo di un problema che ci esplode e ora cerco di dire com'è questa situazione, questa ambigua situazione. Per cui, ripeto, da un lato, ciao Bruno, è un altro mondo, ti hanno bruciato con tutto l'universo dei tuoi maghi, fattucchieri, indovini, gimnosofisti, sei andato a quel paese, non è rimasto nulla di te, o meglio, qualcosa è rimasto, ma in una versione, in un'accezione di visione storica del mondo che non era la sua. Mica era uno storicista hegeliano, mica era un herderiano, mica era un goetheano. Tu te ne sei andato e il ricordo di te, adesso vedremo come accade, perché è molto interessante come passo passo le ceneri di Bruno rinascono. Viene fuori un nuovo dalle ceneri, come diceva Husserl, no? Dalle ceneri rinasce un mondo nuovo. È successo questo, però è il Bruno letto con lo sguardo di oggi e quindi il nostro problema è sempre là. Ma chi era Bruno? Chi dobbiamo dire? Come ci possiamo dire bruniani o non bruniani? Ecco che qui accade una cosa interessante, una cosa importante, perché noi stiamo esercitando una lettura postuma del cammino fatto sin qui attraverso Bruno. Bruno ci sta mettendo in questione, dice: guarda che io ho fatto quello che state facendo voi, ho guardato indietro come la vera filosofia, eccetera, eccetera, come la verace storia di quello che è accaduto. E ora ci accorgiamo che il recedere di Bruno dietro Platone, dietro Aristotele, aveva l'involontario scopo, certo che fosse involontario, non ci sono dubbi,
di aiutarci a collocare quello che non siamo capaci di collocare. L'avvento e la morte di Bruno. Così come è molto difficile per noi collocare l'avvento e la morte di Socrate. No? Come è avvenuto un uomo simile? Che significato ha avuto la sua morte? Accade, vorrei dire così, con Bruno, che circoscrive tuttora il luogo della estrema manifestazione di ciò che siamo, di ciò che pensiamo, di ciò che interpretiamo, perno in questo senso della nostra relazione tra Oriente e Occidente, luogo del nostro destino, se leggiamo bene quel che ci sta capitando. Ecco, dicevo, accade con Bruno quello che ha detto una volta il grande poeta Eliot a proposito dei poeti, ed è una grande lezione. Diceva Eliot, ogni poeta significativo, ogni grande poeta, per dire così, cambia, trasforma tutta la storia della poesia. Dopo che è accaduto lui, la guardi con degli altri occhi. Non è più quella di prima, insomma, no? Rinasce, certo che rinasce, ritorna, ma torna in modi che sono determinati dallo sguardo che ora è sorto su di lei. E così noi potremmo dire, forse potremmo dire, il punto del destino era di imbatterci in questo Bruno, perché questo Bruno contiene il segreto della nostra attualità. Ecco perché dirò fra pochi secondi, contro la Yeats, che non capisce abbastanza, capisce tantissimo, ci aiuta tantissimo e siamo pieni di gratitudine verso studiosi così straordinari come la Yeats. E dirò contro la sua formula così netta e coraggiosa, finiamola di pensare che Bruno è un pensatore moderno. Non è un pensatore moderno. Ebbene, io gli dirò, vi dirò, le dirò. Certo che no. Perché il problema di Bruno, il problema che Bruno ha incarnato con le sue metafore, con le sue ricostruzioni, con le sue immaginazioni, il problema che ha incarnato Bruno e che ancora incarna quando lo leggiamo, ce lo rende totalmente contemporaneo. È il nostro problema. Dovevamo esplodere qua. Cosa stiamo mai facendo? Che tipo di memoria stiamo attivando? Perché ci siamo stupiti di fronte all'ultima scena della Repubblica di Platone? Perché abbiamo chiesto chi camminava sotto Ananche, da dove venivano queste immagini? Perché siamo andati, per quanto ci è stato possibile, nei limiti delle nostre ignoranze, e siamo andati più indietro possibile a trovare, a ripigliare, ripigliate i frammenti, a ripigliare i rugginosi frammenti per capire la cosa fondamentale. Chi siamo noi? Noi che ci ricostruiamo in questa storia con gli occhi di Eliot, no? Cioè ricostruendola a partire dai grandi come appunto Bruno, e che però è una storia enigmatica. Se noi diciamo oggi queste cose, e qui userei proprio la formula di Wittgenstein, se non le avete già pensate non mi capite. Posso essere capito solo da chi già per conto suo è arrivato nel luogo di questo paradosso, se non è arrivato per sé nel luogo di questo paradosso, se non ha capito che la scienza moderna è un grande problema, come diceva Nietzsche, non si spiega la scienza, il problema della scienza non si spiega con la scienza. E quindi se non avete risposte serie e sicuramente problematiche alla domanda che cosa sa il sapere scientifico, e se d'altra parte non siete arrivati a questo stesso bivio che dice: ma posso ancora porre la questione su basi metafisico-ontologiche, cioè tradizionalmente filosofiche? Ecco, se vivete tranquilli, bene, meglio per voi. Ma solo se questo punto è diventato, come dire, incandescente, allora Bruno è, come dire, il canale dentro la quale dovevamo precipitare, a partire dai gimnosofisti, per arrivare sino a qui, per arrivare alla vera domanda sostanzialmente, cioè questa enormità di Bruno, questa enormità di avere tradotto la scienza copernicana in una visione paradossale, aporetica dell'infinito, infinito che è dello spazio e del tempo, e quindi infinito che è anche della storia di Vico,
cosa che Enrico non si sogna di pensare, che è anche della dialettica di Hegel, cosa che Hegel non si sogna di pensare. Vedete come ci rigeneriamo, no? In questo momento di esplosione di tutto il nostro cammino, che apre ovviamente ad una palese attualità, ma anche profetica attualità ermeneutica, ma anche a un'oscurità, no? A qualche cosa di difficilmente tollerabile. Io ricordo solo un detto di Nietzsche, che come sempre capisce tutto, e vedremo che gli dovremo ridare la parola un po' più avanti. Un motto di Nietzsche molto famoso: da Copernico in poi stiamo scivolando dal centro verso una X. Da Copernico in poi, ma questa è una frase bruniana, no? Come è chiaro. Da Copernico, il problema è che non è che abbiamo invertito, cioè, chi sta al centro, chi fa il gioco dei quattro cantoni. Non è questo il punto. Il punto è che noi siamo in un luogo qualsiasi dell'universo che, se è infinito, ed è difficile dire che sia finito, che significa che è finito? Beh, se è infinito non stiamo in nessun luogo. Il luogo non è né centro né periferia. Giordano Bruno, Cusano, certamente. E quindi la rinascita di questa visione bruniana di Copernico, che sta in queste due righe, anzi una riga e mezza, questo sarà il problema di Nietzsche. E in questo senso Nietzsche è un compagno di strada. Volete dire che non è moderno? No, non è. Non è. È certamente un nostro problema. E allora potremmo dire, certo, abbiamo capito tante cose, abbiamo tanti problemi. Bruno è relegato tra i suoi fantasmi, là, i gimnosofisti, Cusano, eccetera, eccetera. Ma nel contempo la sua folle visione continua a produrre incendi. L'incendio non si è fermato, diciamo così. Incendi sotterranei. Adesso abbiamo capito la lezione. Quello che prima capivamo in maniera vaga, adesso è più chiaro, no? Che cos'erano questi incendi dello pseudo Dionigi, di Giovanni Scotto e Ryugina, di Amalrico di Bene, di Dinan, Davide di Dinan. E continua ad accadere questo, no? È continuato ad accadere perché la miccia era partita da molto lontano. Aveva ragione Bruno, a modo suo aveva ragione. I frammenti rugginosi, e già, ci sono tanti incendi che hanno lasciato cenere, che hanno lasciato resti, ma che si riaccendono quando la memoria li riprende sulla base della domanda: ma noi chi siamo? Ma noi da dove veniamo? Chi sono i maggior nostri? Eccetera, eccetera. No, perché pensiamo così? È qui che io ho detto il nostro cammino è un cammino che si potrebbe qualificare come materialismo eretico, materialismo mistico, eccetera, materialismo trascendente, come volete. Però è indubbio, ecco questo credo nessuno può negarcelo, che le ceneri di Bruno sono state molto feconde, sono risultate molto feconde. I suoi scritti, bruciati, condannati, hanno continuato a circolare come enormemente, così come è accaduto agli scritti di Scott e Ryugina, scomparsi e poi ricomparsi. Cioè quella catena di fantasmi che si aggira per l'Europa, per usare una metafora molto nota, no? Quella che abbiamo chiamato l'altra storia della filosofia, o se volete, l'altra anta della storia della filosofia, ciò che c'è dietro. O se si può dire anche così, si può dire in tanti modi ovviamente, il disperato tentativo di tenere fuori questo che sta sotto il cammino della filosofia, questa esplosione dell'Occidente, no? Questa esplosione che non è propriamente l'esplosione dell'Occidente, perché viene da Oriente, perché non abbiamo finito. Quando avremo, come dire, chiuso questi conti in questo percorso, dovremo avere il coraggio di esporci di più all'origine, all'Oriente. In questo anno di Mekri, tra l'altro, è successo un rimbalzo molto caratteristico, no? Tra il cammino che veniva fatto qui e il cammino che viene invece fatto, annunciato nel seminario delle arti dinamiche, no? È come se ci fossimo dato la eco, no? Anche senza saperlo, no? Perché è venuta così, perché ci sono delle necessità, eh? Ci sono delle necessità che sono la nostra fame, che sono
il nostro digiuno, no? La nostra incapacità di orientamento, la mancanza della bussola, no? E quindi da dove prendo l'Oriente? Ecco, ora parleremo di un altro di questi fantasmi. Parleremo di un altro di questi fantasmi che è di nuovo un testo misterioso, un testo che non esiste, no, è proprio un fantasma. È un fantasma che si diffuse o tornò a diffondersi in Europa tra la seconda metà del Seicento, vedete, alla fine del secolo dove abbiamo dato l'addio a Bruno, insomma, no? Tra la seconda metà del Seicento e il primo Settecento. E si tratta della leggenda di un testo, è la leggenda di un testo misteriosissimo che in realtà nessuno ha letto, ma del quale si diffondono notizie e si dicono moltissime cose, come se qualcheduno l'avesse letto. E questo testo ha un titolo, o acquisito nel tempo un titolo, più esattamente, che suona De Tribus Impostoribus, dei tre impostori, che nella leggenda, appunto, nella leggenda della esistenza, che probabilmente non è mai esistita, è una leggenda, della storia di questo testo, viene assegnato, attribuito, figuratevi, all'imperatore Federico II di Svevia, o quantomeno alla sua corte siciliana intorno al 1230. Vi ricordo la grandezza di quest'uomo, la grandezza straordinaria di questo imperatore, che là a Palermo, dove aveva posto la sua reggia per certi tempi, perché poi si muoveva come tutti i sovrani medievali, non avevano una sola, si giravano nei suoi possedimenti anche per garantirsi che i feudi erano sottomessi e pagavano le decime, diciamo così. Beh, qui aveva però impiantato una scuola di traduttori, no? Li abbiamo già ricordati, senza i quali non ci sarebbe stato Aristotele, senza i quali non ci sarebbe stata la scienza moderna, senza i quali traduttori di Siviglia, della Spagna, dell'Italia, ma soprattutto qui di Palermo. Qui esisteva una scuola che traduceva da Bisanzio, che traduceva dagli arabi. E qui Federico II proteggeva sotto le sue ali ebrei, musulmani, cristiani, cristiani di varie, non cristiani, lui era chiaramente un ateo miscredente, anche se non poteva dirlo così chiarissimamente, in continua lotta contro la Chiesa, naturalmente, che se lo era coltivato nel seno e poi aveva scoperto di aver appunto allevato la serpe in seno, no? Perché Federico si ribella alla tutela della Chiesa di Roma, e la sua, adesso non sto a ricordare la sua vicenda straordinaria, è uno degli uomini più interessanti di tutta la storia mondiale, diciamo così. Ecco, si dice che questo testo sia nato lì, non a caso, no? È un testo molto blasfemo, come era a suo modo blasfemo Federico, che vi ricordate fa la crociata perché il Papa gliel'ha imposta, e quando arriva in terra santa, nella terra ex santa, cosa fa? Invece che combattere si mette d'accordo col sultano, dice: vedi, quanto vuoi, dai, non fare tante storie, mettiamoci d'accordo. E naturalmente il Papa si arrabbia da morire, lo scomunica un'altra volta. Ecco, quest'uomo assolutamente disinvolto, chiamiamolo così, sarebbe l'autore o l'ispiratore di questo trattato misterioso, forse mai esistito, nel quale però si sostengono delle tesi. Queste tesi messe al servizio di una politica, come dire, libera da superstizioni e da schiavitù ecclesiale. Ecco, le tesi di fondo, probabilmente, anzi quasi certamente, sono prese, queste sì, dalla storia, sono prese, diciamo, da ragionamenti, argomentazioni che sappiamo essere stati diffusi tra gli averroisti del XII secolo, del 1100,
quindi precedenti all'idea di questo, erano gli averroisti appunto che avevano introdotto l'Aristotele pagano in Europa e che erano combattuti da Tommaso e Alberto, no? Erano il grande pericolo per Tommaso e Alberto, che volevano, come dire, tradurre in Occidente tutta la scienza, grandiosa scienza aristotelica, di cui non c'era l'eguale in Occidente prima di questo passaggio, facendosi forti delle grandi traduzioni, appunto, dal greco, dall'ebraico, dall'arabo, no? Dei testi fondamentali di Aristotele, dei commentatori di Aristotele. Ma naturalmente volevano cristianizzare, vi ricordate, abbiamo parlato di questa vicenda straordinaria, volevano cristianizzarlo, renderlo compatibile con la religione e la predicazione e la rivelazione cristiana. E gli averroisti, che seguivano l'interpretazione di Averroè, quella che anche Dante condanna naturalmente, gli averroisti sostenevano la impossibilità di ridurre Aristotele ai dogmi della Chiesa cattolica e anzi la superiorità delle tesi di Aristotele contro le, come dire, superstizioni religiose dei cristiani. E allora si capisce chi sono i tre impostori e cosa sono queste tesi. Queste tesi prendevano appunto di mira le tre grandi religioni monoteistiche, come evidente, recuperando invece una visione arcaica, antica, politeistica. Quindi i tre grandi monoteismi e i tre grandi impostori erano Mosè, Gesù e ovviamente Maometto. Ecco gli impostori. Tesi diffusa dagli averroisti e probabilmente anche seguita da Davide de Dinon, che era al centro di questa vicenda, come ricorderete, che non si pronuncia in maniera così chiara, no, contro il cristianesimo, ma insomma ci va abbastanza vicino col suo materialismo paradossale, col suo materialismo che sconvolge la tradizione aristotelica, no, anche se parte di lì, e quindi diventa il nemico dell'altra fila, dell'altra serie. L'altra serie che, attenzione, finirà per prevalere in Occidente. E quindi, come qualcheduno ha detto, in un qualche modo, attraverso la rivoluzione scientifica galileiana, è Aristotele che trionfa. Io non direi così. Direi che questa, certo, è una premessa fondamentale. La scienza occidentale, come ha visto bene Heidegger, non è altro che la, come dire, traduzione, trascrizione, messa in opera metodologica dei fondamenti metafisici che stanno in Aristotele, sicuramente. Quello che voleva Aristotele, definire l'ente in quanto tale, ecco, la scienza lo ha definito, lo ha definito operativamente, non metafisicamente, ma volevi la causa, questo Aristotele questo chiede, no? Aristotele vuole la causa dell'ente in quanto tale, quindi l'aitia, il principio da cui deriva l'ente. E su questo punto, da questo punto hanno ragione gli scienziati quando dicono, io li critico, per altri motivi, ma hanno ragione quando dicono ma non c'è più bisogno della filosofia, l'abbiamo fatta noi la filosofia. La fisica risponde a queste domande che la metafisica poneva, ma no. Questo è vero, ma non è in questa forma che Aristotele vince. Aristotele è la premessa. Aristotele è quel riferimento che non a caso lo stesso Galileo, quando polemizza con Simplicio, l'aristotelico tradizionalista e fedele al verbo del maestro, quando Galileo, come tutti sanno, gli dice sta attento, parlano naturalmente della rivoluzione copernicana, stai attento, perché se Aristotele in carne e ossa fosse qui, guarda che Aristotele darebbe ragione a me, non darebbe ragione a te. Sì, è vero, questa è un'intuizione profonda, perché Aristotele cercava la verità e non l'accordo con la Chiesa, no? Attraverso la verità. Però non è Aristotele, diciamo, meglio la scolastica, è errato dire che trionfa in Occidente la scolastica. È una premessa la scolastica aristotelica. Prevale la scolastica cartesiana, questa vince. Vince la scolastica cartesiana. Ecco, questa scolastica cartesiana ovviamente non poteva andare d'accordo neanche lei con i fantasmi, diciamo, dei grandi aristotelici pagani, eccetera, eccetera. La leggenda dei tre impostori, quindi, ha questo retroscena storico che probabilmente non determina un vero e proprio testo, forse manoscritti, chi lo sa, che giravano. Ma tutto a un certo punto prende corpo, proprio letteralmente, no? Questa grande tradizione
sotterranea, molto silenziosa, perché si rischiava la pelle naturalmente, no? Quando tutta questa varia leggenda di documenti clandestini finalmente prendono corpo in un documento preciso, in un testo che c'è e che si intitola così, guardate un po', il trattato dei tre impostori, quindi De Tribus Impostoribus, il trattato dei tre impostori, o e lo spirito del signor Benedetto de Spinoza, o per Bacco. E così vedete il ponte segreto, il ruscello sotterraneo, il fiume nascosto da Bruno a Spinoza comincia a venire in superficie. Le ceneri di Bruno cominciano a partorire lo spirito del signor Benedetto de Spinoza. Il cognome di Spinoza si legge in tante versioni, come sapete. Ecco, questo manoscritto pare, così si dice, circola per tutta Europa, arriva persino nelle Americhe, lo citano anche gli europei che sono andati in America. C'è l'esempio, tanto per dire che è coloristico, di Cristina di Svezia, questa pazza di sovrana che abdica, si converte al cristianesimo, poi va a Roma tiene corta, corte splendida, biblioteca straordinaria, spettacoli di teatro e di musica come non se ne sono visti mai, è una donna eccezionale, anche un po' matta, ma certamente molto straordinaria, che ospita nella sua corte, umma sotto, cioè senza farsi vedere dai cardinali e dal Papa, e neanche forse dal cardinale di cui era amante, e ospita i libertini francesi, dei libertini francesi che dicono di avere visto questo manoscritto dei tre impostori o del signor Benedetto de Spinoza, e è ansiosissima a fare riunioni notturne segrete per farsi dire cosa c'era in questo benedetto manoscritto. E allora ne rintracciamo un po' alla volta la storia, non come curiosità, ma per le varie, come dire, illuminazioni che ne derivano e che retrospettivamente, come sempre abbiamo fatto qui, no? Danno un senso a tutto quello che abbiamo appreso sin qui. Ecco, siamo intorno al 1656. O il 1656, in chiunque ama la filosofia, è una data tremenda, perché è la data nella quale Spinoza è stato condannato, no? Dalla sua comunità, buttato fuori con una condanna ignobile, vergognosa, violentissima. Beh, in questo 1656 un inglese, Henry Oldenburg, che diventerà segretario della Royal Society, della maggiore associazione scientifica del suo tempo, quella che poi avrà Newton come eroe, ecco, Oldenburg, futuro segretario della Royal Society, badate che in quello stesso, guarda caso, nel 1656 va a trovare Spinoza a Rheinsburg. Spinoza cacciato dagli ebrei, non poteva più restare ad Amsterdam, non poteva più contattare né amici né parenti, tutti devono stare lontani, come il metro di oggi, insomma, no? Bisognava avere un metro di distanza, non rivolgergli la parola, non leggere i suoi scritti, anzi distruggerli, eccetera, eccetera. No? E a questo punto il povero uomo che fa? Non sappiamo bene cosa fa subito, ma a un certo punto va a Rheinsburg, in un villaggio tranquillo, vicino al mare. In questo villaggio si mette in rapporto, e adesso lo vedremo, con una comunità religiosa molto tollerante, che gli è persino amica, e qui nel stesso 650 viene incontrato, viene visitato da Oldenburg, che poi diventerà, e comincia tra di loro una corrispondenza scientifica che durerà tutta la vita di Spinoza, sostanzialmente, o buona parte, no? Diventano, non dico amici, ma buoni corrispondenti. Bene, cosa fa però, oltre a questo, Oldenburg? Nel 656 invita una lettera ad un tale Adam Borel e lo invita a confutare le tesi del trattato dei tre impostori che erano state rese palesi, non il testo, ma rese pubblicamente note, dal grande Jean Bodin. Quindi Jean Bodin si prende il coraggio di rendere pubbliche, non più solo nascoste di notte, no? In riunioni
sotterranea a Roma. No, Jean Baudin dice, c'è questo trattato dice questo, questo, che sono tre impostori, che le religioni sono invenzioni, che le religioni sono affar di Stato, sono il braccio della potenza dello Stato, che sono al servizio della ragion di Stato e che generano in tutti gli uomini, in tutti i paesi, schiavitù e superstizione. Queste erano le tesi di fondo e Jean Baudin le rende pubbliche. No? Grande scandalo, Oldenburg, che è un cristiano, e tale rimarrà anche nel suo rapporto con Spinoza, dice a Adam Borel, le devi confutare. Adam Borel però chi era? E anche lui era nell'ambiente della visita Spinoza di Oldenburg, perché era il capo della setta cristiana dei collegianti, così si chiamavano, olandesi. E i collegianti olandesi, guarda un po', avevano una sede a Rijnsburg e con essi Spinoza intrattenne rapporti amichevoli dopo la scomunica. Cioè, non era poi così solo a Rijnsburg, come si è talvolta creduto. No, no, no. Aveva una frequentazione viva, attiva, simpatica, no? Molto con scambi di informazioni, lettere e riflessioni. Con questa congrega religiosa che era molto tollerante, no? Che tollerava le idee su Dio che nutriva Spinoza. Le idee su Dio di Spinoza sono quelle di Scott Ryugen. Ecco, non solo. Intorno a questo ambiente dei collegianti olandesi, vedete, gravitavano libertini di origine ugonotta, per esempio Charles Saint-Evremond, e il principe di Condé. Il principe di Condé era il palese protettore di Spinoza e quello che Spinoza va a trovare, che poi non lo trova, durante il conflitto tra francesi e olandesi, cosa di cui poi a Spinoza venne fatto carico, come di un tradimento, eccetera, eccetera. Il principe di Condé propose a Spinoza un insegnamento a Livorno, che era dove c'era una comunità di ebrei, e Spinoza non ci andò. Insomma, sto Spinoza, vi rendete conto, salta fuori da tutte le parti. E costoro, Adam Borel, collegiante olandese, amico di Spinoza, parla di un certo Henri Morelli, che è un ebreo egiziano, ci risiamo. Ebreo egiziano che viene definito intimo amico di Spinoza. Quindi, uno, Spinoza salta fuori nella polemica di questo trattato che ha il sottotitolo E lo spirito del signor Benedetto de Spinoza, salta fuori perché è con i collegianti, in buone armonie, e perché è amico di questo Morelli, ebreo egiziano, e perché ha un rapporto con Rijnsburg, che sarà il futuro segretario della Royal Society, e quattro, perché viene, come dire, ricordato come, diciamo, partecipe della teoria delle imposture religiose. Beh, è letterale, perché il trattato teologico politico di Spinoza è proprio questo, la denuncia delle imposture religiose. La Bibbia non è un libro rivelato. La Bibbia è un libro scritto, come tutti i libri, da alcuni profeti, no? Ognuno dei quali aveva la sua caratteristica umana, che dipendeva dalla sua biologia, scusate, dalla sua biografia. Se uno era un soldato, scriveva da soldato, se era un pastore, scriveva da pastore. Fine, no, della tradizione, diciamo così, della rivelazione biblica e della rivelazione evidentemente cristiana, no? E tutto questo giro che c'è dietro i tre impostori, ma dietro tutto questo giro, come dice il titolo straordinario di questo testo che a un certo punto prende corpo, il trattato dei tre impostori e lo spirito del Signor Benedetto de Spinoza. E allora prendiamo questo trattato, ve lo faccio vedere. Questa non è solo la traduzione italiana di Einaudi, pubblicata nel 1994, è con il testo a fronte, ed è davvero, è il testo, perché si era perduto, se ne erano mantenute delle tradizioni manoscritte, diciamo così, ma il testo a stampa, originario, probabilmente del 1717, questo era perduto. Ed è una ricercatrice italiana bravissima, che si chiama Silvia Berti, lo ha ritrovato. Ha compiuto questo miracolo
di ritrovarlo nell'Università di California, Los Angeles, e questa è la sua versione in libro, diciamo così, testo e traduzione. Poi ne hanno trovate altre tre copie di questo libro straordinario. Ma leggiamo un primo passo che è relativo alla questione dell'impostura, così spinosiana, eh? Ma naturalmente filtrata dai millenni, dai secoli, arrivata lì, è come l'infinito di Bruno che arriva lì, ma viene chissà da quali premesse neoplatoniche, non solo neoplatoniche. Siamo continuamente, no, di fronte a questi soffioni boraciferi che vengono fuori, no? E che esprimono un sottofondo di lava. Allora, dice la nostra Berti nella sua introduzione, è un testo ricchissimo, un testo che vi consiglio di leggere, è anche molto piacevole. Il tema dell'impostura non era privilegio esclusivo della tradizione libertina francese e italiana. Sì, certo che c'era tutto un filone libertino in Francia, soprattutto, ma anche in Italia. Ma non era solo questo. Il giovane Spinoza, è già, lo aveva sentito aleggiare ad Amsterdam nelle discussioni eterodosse alimentate dalla compagnia di Juan de Prado. Qui bisognava sapere bene, conoscere bene la biografia di Spinoza e sapere chi era questo Juan de Prado, di cui Spinoza divenne per un certo periodo anche amico, e forse più che amico, anche proprio discepolo in parte, e poi il destino tragico che va a incontrare Juan de Prado. Il loro comune amico, Daniel de Ribera, vedete, questo viene dal Portogallo, sosteneva apertamente che la parola di Mosè era altrettanto menzognera di quella di Maometto e di Cristo. Tutto era frutto di sotterfugi interessati. Quindi questo già in giovane Spinoza, prima che esploda l'affare dei tre impostori, lo sa. Più tardi, negli anni 90 del secolo, Simone de Vries, 1624-1708, siamo appunto nella seconda metà del Seicento, i primi del Settecento, nominerà il De Tribus Magnis Impostoribus Mundi, discutendone la sua origine, dice lui, italiana. Quindi ci sono questi misteri, camminamenti sotterranei. E che dire di Adrien Benferland, 1653-1712, questo è ancora prima, il libertino olandese teorico di un panteismo erotico, Operbacco, Amalrico di Bene. Voi capite come continuamente abbiamo i sussulti, no? Ah, questo era il panteismo, è quello di Amalrico di Bene, certamente. Esaltatore del libero soddisfacimento del desiderio sessuale, come tante eresie, no, del Medioevo, che in ben due titoli civettava con gli impostori. Quanto a Baltasar Becker, nel fitto gioco di identificazioni scatenate dalla popolarità acquisita dalla questione dell'impostura, gli fu addirittura riservato l'onore di essere affiancato a Spinoza, citato Becker accanto a Spinoza, come coloro che appunto, giovandosi del De Tribus Impostoribus, avevano denunciato appunto l'impostura di tutte le religioni, di tutte le superstizioni. Insomma, Spinoza salta fuori da tutte le parti crea notevole scompiglio e noi dobbiamo, come dire, immaginare questo immenso mormorio che invade tutti i salotti, tutte le case, e in mezzo Spinoza, lo Spinoza esiliato, che non può più fare nulla, non può più essere mercante come lui era di formazione giovanile, non può più possedere niente, non può più avere niente, deve vivere in case che lo accolgono e gli fanno pagare l'affitto della stanza. Vive, come tutti sappiamo, molando le lenti, no? Che i suoi amici gli producevano, perché lui non poteva prendersele da sé, doveva stare a un metro di distanza. Mi ricordo se era un metro o di più. Comunque doveva stare a distanza. E i suoi amici, nascostamente, naturalmente, gli portavano il lavoro, poi gli portavano i soldi, poi gli portavano i libri, poi trasmettevano le sue lettere ai suoi allievi di Amsterdam, che si riunivano, discutevano il testo del Tractatus che intanto Spinoza stava scrivendo e di cui mandava estratti. Sugli estratti si scatenava una grande discussione tra i suoi discepoli, ma non si parlava solo di questo, molto più eccitante, si parlava dello scandalo di questo trattatello,
che nessuno aveva letto, che qualcuno aveva letto, che però cominciava a circolare, e nel 1719 finalmente per la prima volta il manoscritto che circolava, e probabilmente circolava in più versioni, viene stampato. Più tardi lo ristamperà anche l'ateo libertino barone famoso D'Holbach, no? Uno dei grandi materialisti e illuministi francesi. E il volume a stampa finalmente dà corpo al fantasma di un libro immaginario, letteralmente dà corpo al fantasma di un libro immaginario. Ecco, adesso, utilizzando Silvia Berti, leggiamone qualche cosa per farcene un'idea più precisa. Cominciando intanto da qui, la pagina 18 dell'introduzione. È molto probabile, ecco, che cos'è questo libro? Guardate, è un libro, come erano spesso questi, non è una prerogativa solo di questo testo, è molto interessante, erano testi che mettevano insieme cose diverse, scopiazzavano pezzi di qua e di là, per sostenere una tesi e per contrabbandare opere o parti di opere che di per sé non si potevano stampare, erano state condannate dall'Inquisizione, erano state bruciate a rogo. Allora uno cosa faceva? Ne prendeva un capitolo, così non ci se ne accorgeva, e lo ficcava in un altro libro che diceva che bello andare in campagna, però il capitolo secondo c'era quella parte lì che era stata condannata. E così giravano, no, questi centoni che raccoglievano cose diverse. E anche questo è fatto così, ma vediamo com'è fatto, però è fatto da una mente sottile, evidentemente, o da più menti sottili. È molto probabile che l'autore del Traité de Troyes, Imposteur, abbia voluto dare corpo e conferire realtà al fantasma di un libro da tutti cercato e discusso, senza che nessuno potesse vantarsi di averlo mai visto. Questo scritto prese forma di pubblicazione nell'empio libretto dal titolo La vie et l'esprit de Monsieur Benoît de Spinoza, pubblicato all'AIA nel 1719 da Charles Levrier in collaborazione con Thomas Johnson, ma il frontispizio non c'è il luogo di stampa, non c'è neanche il nome dell'editore, cioè è tutto finto. È questa prima edizione, a lungo ricercata, che viene qui proposta ai lettori. La Vie et l'Esprit erano due testi distinti, quindi già intanto, no, sono, come si vede dal titolo, no, I tre impostori e La vita, sono effettivamente due testi distinti, certamente non dovuti alla stessa penna, benché si trovino insieme in molte copie manoscritte. La vie di Spinoza, è, a quanto sappiamo, la prima biografia di Spinoza, scritta intorno al 1678 da un suo fervente discepolo, generalmente indicato con Jean-Maximilien Lucas, vivace giornalista ugonotto, emigrato in Olanda, perché come ugonotto in Francia non aveva molta fortuna, di cui avremo occasione di riparlare. L'Esprit, meglio conosciuto e più volte ristampato con numerose varianti come Traité de Troyes Imposteur nel corso dell'ultimo quarantennio del Settecento, è uno dei testi più importanti della cultura del nascente illuminismo. Queste sono le radici profonde dell'illuminismo, che come vedete è molto antico, no? E continuerà a essere presente ancora in Fichte, eccetera, eccetera. E fu certo uno dei manoscritti clandestini più diffusi di tutto il secolo, così si capisce qui come si faceva la cultura in tempi nei quali c'era l'Inquisizione, c'era la Chiesa, c'erano le Chiese, una più furibonda dell'altra, contro appunto coloro che non la pensavano nello stesso modo. L'Esprit è anche uno dei documenti intellettuali di maggior rilievo nella storia del primo spinosismo. Quindi se vogliamo fare una storia dello spinosismo che è lunga, che è interessante, che come quella di Bruno, come dire, sovrabbonda di molto la realtà storiografica e storica, ecco, questo è un primo tratto importante. Il secondo capitolo, infatti, è quasi interamente costituito dalla prima traduzione francese a stampa e fino a prova al contrario la prima traduzione francese in assoluto, dell'appendice della prima parte dell'Etica di Spinoza. Ecco, vedete, il primo capitolo è una biografia di Spinoza, quella più, forse, più vicina alla vita di Spinoza, quella che ci dà le notizie forse più genuine. Il secondo capitolo non è più la vita di Spinoza, il secondo capitolo è l'appendice della prima parte dell'Etica dove Spinoza prende in giro, diciamo, il lettore, no? Ah sì, qui tu hai creduto che ci siano tante sostanze, tante. Tanti cari individui con la loro animuccia, come pensa Leibniz. No, no caro,
la sostanza è una sola. E i due attributi di Cartesio, diciamo materia e pensiero, estensione e pensiero, sono la stessa cosa. Sono Dio tutte e due. Davide di Dinone, sa Bruno. Quanto a Davide, Spinoza non lo cita mai, ma Bruno sì. Bruno lo conosce, e come se lo conosce, e lo legge in italiano, perché Bruno leggeva ovviamente l'olandese, il portoghese che era la sua lingua, il francese, l'italiano, molto l'italiano, tutti conoscevano l'italiano a quel tempo, Bruno parlava italiano, vi ricordate? Il tedesco, l'unica cosa che non conosceva era l'inglese, con Oldenburg c'era qualche problema di comunicazione, si scrivevano in latino o cose del genere. La sezione spinoziana dell'esprit, rinforzata anche da passi estratti dal Tractatus Theologico Politicus, anzi così per non farsi mancare niente, quindi hanno messo questa appendice alla prima parte dell'Etica, che è un documento di una potenza, di una forza straordinaria e di una novità sconvolgente sul piano della ortodossia, diciamo così, del pensiero metafisico e metafisico religioso. Ma non dimentichiamoci del Tractatus di cui parlavamo prima, Theologico Politicus, che manda a quel paese i libri ispirati da Dio. No, non sono ispirati proprio da nessuno, sono scritti da uomini, in buona fede, bravi. Sì. Anche se quantitativamente inferiore alla parte di ispirazione libertina, costituisce l'asse teorico portante del testo, quindi l'asse teorico portante del testo, il Tractatus. Quindi il libro è un'esaltazione della filosofia di Spinoza, anche se pasticciato, un po' nascosto, un po' camuffato, con tutta una serie di riferimenti diversi ai libertini. Oltre ad aver rappresentato uno dei maggiori veicoli di diffusione delle idee del filosofo di Amsterdam. Come giravano le idee del filosofo di Amsterdam? Leibniz si era fatto dare un manoscritto e lo teneva ben riposto e nascosto, che nessuno sapesse che lo aveva, ma intanto lo faceva circolare, anzi, aveva incontrato alcuni di questi manoscritti del Tractatus di Spinoza nei circoli francesi, nei salotti parigini. Ma non c'era solo questo, ecco, uno dei maggiori veicoli della conoscenza che si aveva di Spinoza tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento era il De Tribus Impostoribus, che aveva al centro questa figura denunciata, non denunciata. Seppure queste tesi, le idee del filosofo di Amsterdam, erano distorte in senso materialistico. Cosa vuol dire questa frase? Che della Berti si potrebbe chiederle di precisarla meglio. Voleva dire che qui comincia già la traduzione di Spinoza, della intuizione di Spinoza, come è capitato a Bruno, che diventa l'eroe del libero pensiero. È un'altra cosa che l'eroe del libero pensiero. Non c'entra niente il libero pensiero. Sì, è ovvio, ma... E così Spinoza, l'unità della sostanza in Dio, l'unità di Dio e dei suoi attributi, Deus sive natura, viene abbassato al materialismo che poi arriverà sino al positivismo, no? al materialismo blasfemo, contrario alla Chiesa, ostinatamente, come dire, Dolbach, appunto, no? Ostinatamente incentrato su una polemica che in fondo lascia le cose come sono, cioè lascia il dualismo cartesiano com'è. Tu punti sul cogito, no, io punto sull'estensione e ti faccio tutte le dimostrazioni. È la nascita del riduzionismo attuale, eh? Cioè se ci sono delle patologie del corpo che trasformano la memoria, il pensiero, allora la memoria e il pensiero sono corpo. Come diranno i positivisti, sono secrezioni del fegato, benissimo, ma non era questo ovviamente, no? Il grande pensiero di Spinoza, il grande superamento che non ha capito mica molti, non fidatevi troppo. Il reale superamento del dualismo cartesiano, res cogita sarà l'esistenza, questo è un capolavoro, ma per mettersi a quell'altezza appunto bisogna saper cavalcare Spinoza come bisogna saper cavalcare Bruno, le semplificazioni, siamo belli. Per una serie di ragioni che vedremo in seguito, il trattato fu probabilmente composto in Olanda intorno al 1700, in ambienti calvinisti, avvicinatosi però all'eterodossia e allo spinozismo, quindi manifestamente influenzata da queste varie cose. Il testo è di un radicalismo sfrontato, e già ci si prendeva queste occasioni per pubblicare un testo anonimo
che picchiava duro, naturalmente, no? Che faceva una polemica al limite sguaiata, no? Al limite, come dire, appunto, scomposta. Il suo stile è sommario, ma anche efficace. Il linguaggio provocatorio e tagliente sorprende, malgrado la forma a volte acerba, la consapevolezza già pienamente illuministica, presente nella sua radicalità estrema del rapporto che lega la critica religiosa alla coscienza politica. I pregiudizi, si legge nell'esprit, servono a mantenere le insulse idee di Dio che gli uomini hanno imparato a credere senza esame. La paura e l'ignoranza hanno generato le superstizioni, creato gli dèi e resi i decreti divini attraverso l'impostura dei legislatori inviolabili leggi umane. Però questo è Spinoza. Lui si esprime in maniera molto più alta, ma la sostanza è questa, quello che dice nel trattato, nell'etica, è questo sostanzialmente. Così, le idee che gli uomini si formano sulla natura delle cose sono un puro effetto dell'immaginazione e non dell'intelletto, questo di nuovo è Spinoza. Quanto alla nozione di Dio che si ricava dalla distruzione delle credenze popolari, si potrà dire che si tratta di un essere, assolutamente infinito, uno dei cui attributi è di essere una sostanza eterna, infinita. Firmato Giordano Bruno. Capite come vanno le cose in questo pianeta? Diciamo così. E forse ci concentriamo anche su un altro passaggio, che è qua, per dare un'idea come si costruivano queste cose. Queste cose sono appunto il sotterraneo fluire di idee eretiche, di idee emarginate, idee sconfitte, idee, come dire, impedite nel loro sviluppo pubblico, che poi però esplodono, no? Queste ceneri che si riaccendono e così via. L'intero capitolo quarto, ecco, vedete, è tratto dal Leviatano di Hobbes. Non si può stappare il Leviatano, si va in galera, si viene messi a rogo. Allora cosa si fa? Si prende un capitolo di Hobbes e lo si infila in un'altra cosa. Vieni qua che ti racconto una storia. E poi guarda un po', a un certo punto parla Hobbes, no? E più precisamente dal capitolo dodicesimo della religione. Eh già, l'ultimo capitolo dell'Esprit risulta in gran parte da un collage di passi estratti dal capitolo 45 del capolavoro di Hobbes. La maggior parte dei brani che compongono i quattro capitoli su Gesù Cristo, guarda, sono tratti dal De Arcanis di Vanini. Vanini, l'altro povero bruciato sul rogo, no? Pensatore audace. E poi dal De la Vertu de Payen di Lamotte Levayer, con cospicua utilizzazione del contracelsum di origine. Non si contenta, vanno a prendere pure il contracelsum, vi figurate, di origine. Quindi vanno nella patristica cristiana e trovano testi della patristica cristiana che sono schiettamente, diciamo così, libertini, materialistici, come avrebbe fatto appunto Dionigi l'Areopagita, eccetera, eccetera. I due capitoli sull'anima derivano in gran parte dai Discours anatomiques di Guillaume Lamy. Nel preparare la prima edizione, Levier e il suo collaboratore ne aggiunsero un altro di loro composizione, su un legislatore più trascurato, Numa Pompilio. Capite? C'è di tutto, Numa Pompilio che dà le leggi, eccetera. E ben sei estratti dalle principali opere di Charon e di Naudet. Questo è il libro. Si comprende forse meglio adesso quale fosse il senso politico e intellettuale e la pericolosità della straordinaria impresa editoriale del 1719. Creare e mandare per il mondo il primo Dictionnaire philosophique portatif, e ben mezzo secolo prima del celebre volume volteriano. Cioè questo è come il capolavoro di Voltaire, che viene però mezzo secolo dopo. Cioè capolavoro del libero pensiero anticristiano, antiassolutistico, che mettendo insieme più antichi e più recenti maestri, e lo credo, Numa Pompilio, indicasse un'eredità spirituale e ne assicurasse la continuità. Un'eredità spirituale, di questo stiamo parlando, una grande eredità spirituale. Ecco, e allora, se noi andiamo a vedere nel Tractatus e i suoi commentatori, anche qui troviamo una
genealogia incredibile, eh? Le genealogie che abbiamo letto in precedenza. Il trattato suggerisce questa, di nuovo questa storia della filosofia, la storia del pensiero, del libero pensiero, che suona così. Averroè, è ovvio. Federico II, la filosofia ermeneutico-ermetica, il pensiero ereticale, il naturalismo rinascimentale contro l'aristotelismo cristiano, Telesio e Campanella, Bruno, eccolo lì, Machiavelli, L'Aretino, Serreto, Baudin, persino Odino, Erasmo, Cardano, Pomponazzi, Vanini. Ecco un'altra storia, no? Che è poi sempre la stessa storia, per certi versi, no? Rileggo questa genealogia del Tractatus e dei suoi commentatori, come dice qui Silvia Berti, Averroè e Federico II, che sono le origini di tutta questa leggenda, no? Ma che sono naturalmente legati, no? Agli averroisti del XII secolo. La filosofia ermetica, vedi? Viene fuori la filosofia ermetica, è già il pensiero eretico, il naturalismo del Rinascimento, quello che è stato sconfitto da Cartesio, appunto, no? Sconfitto da Galileo. Contro l'aristotelismo cristiano, Telesio, Campanella e Bruno, quelli che ancora sono tre capitoli, no, del manuale di storia della filosofia, che non so se si fanno ancora. Bruno forse sì, perché è pruriginoso, no? Ma Telesio e Campanella non sono meno significativi, eh? Però odiatissimi, no? Odiatissimi da Cartesio. E assolutamente, come dire, respinti, anche se capita, ridicolizzati da Galileo. Quindi Telesio, Campanella e Bruno, Machiavelli, che è già quello che ha, come dire, mostrato che cos'è il potere politico. L'Aretino, il grande scandalo dell'Aretino e della sensualità delle sue, dei suoi scritti, delle sue opere, Serveto, Baudin, tutti i grandi, Erasmo, tutta l'altra corrente, diciamo così, dalla ortodossia, Cardano, il mago, Vanini, quello che è morto, Pomponazzi, l'aristotelico polemico con l'aristotelismo cristiano. Ecco, sulla scorta di questi precedenti, a partire dal XVII secolo, si mette in moto una grande tradizione di pensieri, dapprima sotterranei, poi cominciano ad emergere. Il barone d'Holbach si prende il gusto di pubblicare apertis verbis questa cosa, e al centro di questa grande tradizione di pensieri che si è via via, che ha fermentato nell'ombra, per ragioni comprensibili, al centro stanno due nomi assolutamente non cancellabili, e che non si possono sicuramente, come dire, sottovalutare. Bruno e Spinoza. Bruno e Spinoza giocano il ruolo centrale più importante, ispirano infatti, ispirano di tutto. Ispirano di tutto. Come succede anche, come già abbiamo detto, di Bruno, no? Vanno molto al di là del senso originario, perché si incarnano, si incunicolano, si inseriscono in tanti ruscelli e rive e fiumi paralleli, sotterranei, cioè prendono corpo in rimanifestazioni diverse. Per esempio, da Bruno e Spinoza, da questa particolare tradizione che vi ho ricordato col Trattato dei Tre Impostori e con tutto quello che lo riguarda, è una tradizione che va diretta, immediata alla formazione delle società segrete, delle grandi società segrete illuministiche, ai massoni, ai framassoni, ai Rosa Croce. Sono tutti, diciamo così, dei discepoli successivi, tardivi, del De Tribus Impostoribus, che però viene cristianizzato, ricristianizzato, no, però è cattolico, no, però è protestante, no, però è libertino, no, però è materialista. Ecco, vi ricordo che nel 1717, quindi siamo proprio negli anni della stampa e della stampa di questo testo del 1719. Già nel 1717, sulla base dell'onda di cose che si sapevano e come già, no? Che c'erano anche indipendentemente dal libro a stampa, no? Nel 1717 viene creato a Londra la loggia massonica, una delle più grandi e importanti logge massoniche, e di lì tutta la storia del
di queste logge del sapere, logge della virtù, logge del sapere illuminato, contro l'assolutismo, contro diciamo, lo sposalizio Stato-Chiesa, più o meno nascoste, più o meno coraggiosamente aperte, perché poi nell'illuminismo, come dire, diventano ufficiali. Vi ricordo che alle logge massoniche era iscritto Haydn, era iscritto Mozart, padre e figlio. Secondo Steiner era iscritto anche Goethe. Anzi, Goethe avrebbe tratto ispirazione dalla filosofia massonica e non soltanto da questa, ma certo da Spinoza e da Bruno. Diremo fra breve che Goethe era un grande spinoziano, a modo suo, ma era un grande spinoziano. Avrebbe tratto di qui una lettura della natura antipodale rispetto a quello di Newton, no? Anche qui è un fiume sotterraneo, sempre emarginato, buttato fuori, non è ortodosso, non è vera scienza, non, no, questo è qualcosa di mitico, di mistico, di letterario, ma viene di qui, ecco. E dall'altra parte, come dire, vedremo che Goethe è proprio uno degli autori della rinascita di Spinoza in Germania, ne parleremo fra breve. Quindi da un lato Bruno e Spinoza sono al centro, ma sono al centro in questa fermentazione, no? In questa, come dire, elaborazione che ispira materialisti, panteisti, oscillanti tra ateismo e misticismo, illuminismo e romanticismo, libertari, nemici del potere assoluto della Chiesa, altri che però con la Chiesa o con la religione fanno i conti. Un diluvio, no? Un diluvio che si scatena in due grandi episodi. Adesso dico del primo, poi facciamo una breve pausa. Due grandi episodi che caratterizzano la storia del pensiero occidentale in maniera determinante, cioè vi sto facendo una lezione di storia della filosofia che assolutamente non si fa, no? Si fanno dei cenni. Ma quali cenni? Questi erano i veri eventi, no? Che allora emozionavano la gente, i lettori, emozionavano i capi di Stato, i capi della polizia, i capi della Chiesa, i vescovi e i cardinali e soprattutto gli scrittori, i poeti, gli scienziati, i filosofi. Era questo di cui si parlava, ciò di cui si parlava. La polemica famosa sul panteismo. E già, siamo arrivati, dopo tutto questo cammino, tutto è Dio, tutto è in Dio, vi ricordate San Paolo? E San Tommaso ci aveva messo una toppa grandiosa, geniale, altissima. Ma che non teneva, no? Faceva acqua. L'acqua filtrava da tutte le parti. Ecco, fino a qui è wow, esplode. E vi ricordo che la parola panteismo, che noi adesso usiamo con grande, come dire, nonchalance, no? Come se fosse ovvia, beh, non era affatto ovvia, se l'è inventata un grande pensatore inglese che si chiamava John Toland, vissuto tra il 1670 e il 1722, esponente di spicco, forse il più importante, di una corrente che si chiama del teismo, o meglio, no scusate, del deismo inglese, che sosteneva una tesi molto, diciamo, moderata, anche se ferma. Diceva che la vera religione è una religione razionale, che il Dio della religione, il Dio creatore, è un Dio che si coglie con la ragione contro tutti i misteri delle varie chiese cristiane. Quindi da un lato era combattivo il nostro John Toland, perché si permetteva di andare contro a tutte le religioni cristiane, quelle cattoliche e quelle non. E però rivendicava una religiosità della ragione, appunto, razionale, un Dio che si può dimostrare con la ragione, che si può argomentare con la ragione e che in qualche modo, vedete, è un chiaro riflesso spinoziano, no? Anche il Dio di Spinoza, in fondo Spinoza non amava essere chiamato ateo, no? Dicevano, ho parlato altro che di Dio e voi dite che sono ateo. E anche Bruno diceva, io non parlo altro che di Dio. E certo, erano visioni di Dio molto pericolose, no? Non certo quelle che passavano la domenica nelle chiese. E Toland viene di qui, è chiaro che ha questa grande influenza. E difatti insiste, con la parola panteismo, sulla identità, vedete quante cose sono per noi evocate. Identità tra Dio e mondo, dove Dio va inteso come un principio impersonale immanente al mondo.
Questo sembra Bruno, ma sembra anche Scott Ryugen, no? E come no? Ecco, questa visione del deismo naturalmente venne criticatissima dai suoi nemici feroci, che erano Pierre Bayle, 1647-1706, e Denis Diderot, 1713-1784, perché loro, contro il panteismo che si diffondeva di John Dowland, ripresero appunto espressamente la questione alla sua origine, che era il Trattato de Tribus Impostorbus, e a proposito della vita e lo spirito del signor Benedetto Spinoza, dicono che quanto al panteismo di Spinoza è in sostanza uguale ad ateismo. Quindi rifiutano completamente la possibilità di avere una visione razionale di Dio, una visione in accordo con la ragione e in disaccordo con le predicazioni delle chiese cristiane. No, no, dicono tutte e due, anche Diderot, anche Diderot, dicono tutte e due. Bayle poi in maniera molto chiara denuncia le, come dire, i trucchi, i giochi a nascondino di Spinoza. Sì, sì, sì. Sembra che parli di Dio, ma il Dio di cui lui parla equivale ad una mancanza totale di Dio, ad una spogliazione totale del mondo dalla tradizione di Dio. Quello di Spinoza è un grande ateismo. Quindi la polemica sul panteismo esplode, ed esplode, guarda caso, partendo certo da idee che sono chiaramente bruniano-spinosiane o più antiche ancora, come sappiamo, ma si concentra poi su Spinoza. Spinoza è un ateo. Ecco, contro Bayle, contro Diderot, questa denuncia dell'ateismo di Spinoza è quindi estremamente insultante per la coscienza comune di quei tempi, no? Quindi tale da allontanare dal pensiero di Spinoza tante brave persone, tanti spiriti prudenti, diciamo, o innamorati della tradizione religiosa. Ecco, contro tutto questo prende parola un grande scrittore che meriterebbe tanta attenzione per tante cose che ha scritto, cioè Gottfried Ephraim Lessing, 1729-1681, autore di quel testo bellissimo che è Nathan, il saggio ebreo, ma questo ora lo lasciamo da parte. Cosa fa il nostro Lessing? Si ribella alla lettura ateistica che Bayle e Diderot danno di Spinoza. Quindi vedete che Spinoza comincia a esplodere e a far nascere polemiche violentissime. Dice: non è vero. Non è vero che Spinoza, che il panteismo di Spinoza sia qualche cosa da, come dire, assimilare all'ateismo. No, è un altro tipo di panteismo, è un altro tipo di religiosità, è un altro concetto di Dio, di cui lui vede le radici anche nella sapienza ebraica tradizionale. E questa difesa, a spada tratta, animosa, appassionata, che Lessing fa della genuina, del genuino spirito di Spinoza, fa esplodere la seconda bomba, diciamo così, il secondo problema, cioè la polemica su Spinoza, appunto la discussione che investirà tutto il primo Ottocento e che per certi motivi arriva sino a noi, cioè la radice romantica della interpretazione di Spinoza, il che vuol dire la radice romantica dell'interpretazione anche di Bruno e di tutto quello che c'è dietro, che è qualcosa con cui, se noi non facciamo i conti, sono convinto che riuscirò a mostrarvi perché dico questo, che non vi sto facendo semplicemente una, come dire, una carrellata erudita, un cammino erudito. No, no, se non facciamo i conti con queste radici soprattutto illuministico-romantiche, con le quali ha fatto i conti Nietzsche, e allora il nostro problema d'attualità, molto d'attualità, problema diviso ancora tra lettura reazionaria e lettura invece, come dire, avveniristica, rivoluzionaria dell'attualità, di questo materialismo nascosto che cammina nei secoli e millenni, se non mettiamo almeno a fuoco, no, tutte queste nozioni che vi sto richiamando, sarà molto difficile tirare le conclusioni, ma noi ce la faremo, vedrete, anche se abbiamo poco tempo purtroppo. Se avessi avuto più tempo, beh,
qualcosa di più avrei letto di Lessing, di cui io sono molto ammiratore. Va bene. Allora, facciamo un intervallo di un quarto d'ora e poi riprendiamo. Questo me lo devo levare. Allora possiamo riprendere. Ma prima di affrontare la seconda esplosione, diciamo così, una riflessione vorrei che fosse un motivo di meditazione, perché è un po' il fulcro di quello che è successo oggi. Ci siamo mossi sempre andando avanti e tornando indietro, cioè siamo andati avanti perché andavamo indietro. I pitagorici, ma cosa c'è prima dei pitagorici, che in qualche modo mostra l'origine dei pitagorici o qualcosa del genere? Cosa c'è in Platone prima di Platone? Plotino prima di Plotino? Dionigi l'Areopagita, ma prima di Dionigi? Poi Scotto e Rugina, già, ma cosa c'è prima? Cioè continuamente c'è questo andare indietro per andare avanti, no? Questo andare indietro per capire le varie tappe di un andare avanti. Poi Davide de Dinò, cosa c'è dietro? In fondo c'è le divisioni nature, è così chiaro. Poi finalmente Bruno, che cita te. Ma con Bruno, ecco, è questo che vorrei fosse chiaro oggi. Con Bruno è esploso tutto. Cioè, da Bruno in avanti, da Bruno che è tra i suoi fantasmi, tra i suoi ermeti trismegisti, i suoi egiziani antichi, eccetera, il suo Copernico inventato, però con Bruno tutto quello che viene da dopo si incarna in lui per essere proiettato in avanti. Adesso è tutto dopo. Adesso non c'è più niente prima, è tutto dopo, è tutto quel che succede di conseguenza. È quello che capita alla modernità. Adesso noi potremmo dire tutto quel cammino che abbiamo fatto guardando indietro, siamo noi. È fatto per mettere dove siamo noi. E noi siamo nell'onda di questa grande esplosione. Nell'onda di questo brunismo, no? Di cui non ci siamo sicuramente ancora liberati, se si tratta poi di liberarsi, no? Quindi paradossalmente il Bruno, che è un uomo con la faccia rivolta indietro, che certamente non è moderno, abbiamo ragione noi a dire sì, non è moderno, perché le conseguenze che si sono incarnate in lui hanno creato un'esplosione, le ceneri di Bruno, no? Che poi diventano, come stiamo vedendo, le ceneri di Spinoza, no? Sono cose molto congrue. Beh, sono ancora qui. Cioè, abbiamo una risposta alle immagini dell'infinito bruniano? Sicuramente no. Abbiamo una idea del materialismo spinoziano, del panteismo? Sicuramente no, siamo ancora... Perché appunto siamo riusciti a circoscrivere, per caso, per fortuna, il luogo di emergenza e di esplosione di una modernità che noi incarniamo appieno e che è nata su un rogo, da un rogo, da un'esclusione. Da un'esclusione che era esattamente come disse Bruno ai suoi accusatori, quando disse: voi avete più paura di me. Io vado sul rogo, benissimo, ma siete voi che avete paura delle conseguenze dei vostri atti, perché vincerò io, non vincerete voi. E questa cos'è? Una frase rivolta indietro? Aveva ragione. La Chiesa si è dovuta rimangiare tutto. Cominciare dalla biura di Galileo, eccetera, eccetera, no? La Chiesa attuale chiede scusa, perché è una grande Chiesa quella che, no, ha il coraggio di chiedere scusa. Evidentemente ha un futuro perché chiede scusa, perché ha capito anche lei, andando indietro ha capito, e allora c'è un grande futuro. Ecco, è questo che è successo oggi, e dicevo, l'esplosione della polemica sul panteismo, cioè sul materialismo in sostanza, no? Che tutta la grande tradizione dal De Tribus Impostoribus in avanti, che ha nutrito, alimentato assieme ad altri testi, naturalmente, no? Tutta una polemica che va dal 600 sino all'800. E poi la seconda esplosione, che è conseguenza della prima, la polemica dopo l'ateismus strait, la contesa sull'ateismo, lo Spinoza strait, la contesa sullo spinosismo, che guarda te a riaccenderla, a renderla attuale e al calor vivo,
è un nemico di Spinoza, che è il famoso Friedrich Jacobi, 1743-1819. Cosa fa Jacobi? Che è uno degli autori che il giovane Hegel critica e distrugge. È il romanticismo intuitivo e religioso. Jacobi scrive le lettere a Moses Mendelssohn sulla dottrina di Spinoza. Cioè, 1785, pubblica delle lettere che invia, che aveva inviato a Mendelssohn, grande pensatore ebreo anche lui, sulla dottrina di Spinoza. Ma in queste lettere dice che sono nate, diciamo così, da una sorta di scambio, di interessamento che lo aveva associato a Lessing. Ecco che viene fuori Lessing, che viene fuori dal panteismo strike, no? Dalla polemica sul materialismo, sul panteismo, dove Lessing, vi ricordate, difendeva Spinoza. Spinoza non è un volgare materialista, il dio di Spinoza è qualcosa di profondo, di spirituale, di religioso, anche se non è la religione tradizionale del cristianesimo. Quindi c'era questa grande difesa, diciamo spiritualistica per intenderci, ma non è semplicemente così, la difesa di Lessing è molto profonda, ma certamente anche inclinata verso una religiosità che è difficile leggere in Spinoza. In ogni caso, Jacobi dice in queste lettere a Mendelssohn, che ha pubblicato senza chiedere il permesso di Mendelssohn, era un po', insomma, così, diciamo, disinvolto. Dice in queste lettere di avere avuto una conversazione, un rapporto con Lessing intorno al 1780, le lettere sono dell'85, che aveva confidato, dice lui, a Lessing, il quale Lessing aveva confidato a Jacobi, di aver aderito alla dottrina dell'uno tutto. Guarda te, l'uno tutto. Abbiamo cominciato la giornata di oggi leggendo delle righe incredibili, no? Poderose di Bruno sull'uno tutto. No? Ecco, Lessing avrebbe confidato a Jacobi che lui era uno spinoziano, nel senso che interpretava Spinoza come il Dio uno tutto. A questa visione, Jacobi, parlando con Mendelssohn, che non era affatto contento di questa sua iniziativa, sostiene invece il valore della fede, il valore del sentimento, il valore dell'intuizione, che sono tutti temi tipicamente romantici, che Hegel infatti distruggerà o quantomeno affronterà in maniera radicale, drastica, polemica. E questo scambio di lettere dà luogo al contrario di quello che forse pensava Jacobi. Jacobi sognava di stoppare, diciamo così, di annullare l'azione di Lessing e anche di Mendelssohn a favore di Spinoza, ottiene esattamente il risultato opposto, che esplode l'interesse romantico per Spinoza, esplode la rilettura di Spinoza, esplode la dichiarazione espressa, diciamo manifesta, chiara, di tutti questi grandi spiriti che ora vi ricorderò, che si dichiarano d'accordo con Lessing e che dichiarano di condividere lo spinosismo e il panteismo di Spinoza. E sono Goethe, Herder, due grandissime figure, anche Herder, non studiare Herder è gravissimo, Schleiermacher, la religione spinoziana di Schleiermacher, ovviamente Schelling, che è veramente colui che trasmette in Germania, a Jena, Spinoza, e come dire, riesce a coinvolgere anche Goethe nella lettura di Spinoza e nella adesione ad uno spinosismo romantico, mistico, panteistico, eccetera. E anche Hegel a modo suo, che non è molto, come dire, solidale, ovviamente non con Jacobi e i romantici dell'intuizione che li distrugge alla radice, ma in fondo neanche con Schelling, con il quale infatti dopo polemizzerà. Tuttavia sappiamo che, oltre alla critica contro Jacobi, Hegel ha un'idea precisa di Spinoza, ha un'idea grande di Spinoza. Dice, Spinoza ci ha insegnato che l'assoluto è razionalmente comprensibile, che si può ridurre a una ragione, naturalmente non una ragione analitica, una ragione dialettica, ma non è un'intuizione quella di Spinoza, non è una emozione, non è un sentimento, no,
come pensava Jacobi, che sia la strada della verità, il sentimento, l'emozione. No, no, no. È la ragione, è il concetto. E questo, dice Spinoza, questo sistema di Spinoza, come lo chiama lui, è l'inizio della filosofia, che lui porterà oltre attraverso il pensiero dialettico, eccetera, eccetera. Quindi accade proprio il contrario di ciò che Jacobi si riprometteva. Non viene per niente cancellata l'influenza di Spinoza, anzi viene esaltata, moltiplicata, tradotta in vari lessici. Lo spinosismo di Goethe, non abbiamo il tempo di guardarlo, ma è molto interessante il suo saggio La natura, di natura, è un saggio bellissimo, se avessimo tempo lo leggeremmo, dove c'è Spinoza e non c'è Spinoza, e che è stato, sì, Florinda mi ricorda che è stato appunto, no, preso a Mecrire, ma io questo lo metterò nelle avvertenze, avrete tutto il modo di... Ecco, devo aggiungere un altro personaggio minore, che è Carl Christian Friedrich Krause, 1781-1832, che dice: attenzione, porta una piccola correzione che non è banale. Dice: tutti parlano del panteismo, il panteismo di Spinoza, il panteismo di Spinoza. Quello di Spinoza non è un panteismo. È, dice lui, inventandosi questa parola un po' curiosa, è un panenteismo. Un panenteismo. Perché non è Dio che è nel mondo, ma sono tutte le cose a essere in Dio, è tutto il mondo che è in Dio. Lui pensa di dire una cosa molto originale, discutibile come interpretazione stretta di Spinoza, non lo so, ma sta dicendo niente altro che Scott Ryuchel, evidentemente, no? Non credo che ne avesse la benché minima idea. E quindi dice: noi possiamo per questa via, cioè panenteismo, conciliare teismo e panteismo, cioè sarebbe il modo ideale di tornare al deismo degli inglesi, eccetera, eccetera, di Toland. Cioè, c'è panteismo, ma c'è anche deismo, c'è tutto il mondo che si risolve in Dio, e parla di una unità organica originaria, questo è interessante, che dice, si manifesta, badate, una scala, in una scala ascendente e discendente. Gli enti vanno dalla loro particolarità all'intuizione dell'assoluto e discendono dall'intuizione dell'assoluto agli enti. De divisione natura, letteralmente. Bene, questa filosofia ebbe una grandissima diffusione in Spagna, tanto che si parlò di krausismo spagnolo, e che è, come dire, l'ultimo episodio che volevo ricordare di questa esplosione di Bruno, Spinoza, il panteismo, il materialismo, eccetera, eccetera. Tutto questo cammino, quindi, potremmo dire, riassumendo questa grande, ampia stazione illuminosa, va dalle ceneri di Bruno alle ceneri di Spinoza, coinvolge Lessing, Goethe, Schelling, eccetera, eccetera, ma non fa che approfondire. Ecco, adesso qui abbiamo una svolta. Siamo arrivati sino a Bruno, andando avanti perché tornavamo indietro, e poi quando siamo arrivati a Bruno ci siamo fermati, perché lì è esploso il nostro futuro, quello che noi siamo al futuro, nella più stretta dipendenza appunto dalla modernità. Vi ricordate però? Dalla modernità letta in due mondi, il mondo di Bruno e il mondo della scienza. E poi la rivendicazione di Bruno in vico, la storia, il panteismo, Spinoza, eccetera, eccetera. È esploso tutto questo. Dalle ceneri di Bruno siamo passati alle ceneri di Spinoza. E ma proprio questo cammino contemporaneo. Contemporaneamente, vedete, si potrebbe fare proprio una disamina storica ben precisa. Proprio tutto questo cammino ha continuato, continuato, continuato ad allontanare, a separare, a, come dire, a tradurre in lessici incompatibili il mondo del sapere umanistico, chiamiamolo così, ermeneutico, panteistico, tutto quello che volete, e il mondo della scienza. E no, qui scoppia qualche cosa. Qui non è più così semplice insistere sulla tradizione Bruno-Spinosa, prima di Bruno, poi sino a Spinosa. Perché Spinosa, ereditando Bruno e tutto quello che sappiamo, l'uno tutto, Spinosa ha voluto portare la scienza alla filosofia.
Spinoza non aveva nessuna, come dire, motivazione a respingere la scienza di Cartesio, la scienza di Newton, la filosofia di Cartesio, la filosofia di Newton, posto che in Newton ci sia davvero una filosofia, ma certamente in Cartesio. Tutta la sua battaglia è contro Cartesio, non per un'altra strada, per la stessa strada, ma una strada diversa, no? Evidentemente. Una strada che, come ricordavo poco fa, si incentra sul superamento del dualismo cartesiano. È certo che Bruno e De Dinan e tutti questi gli sono utili per superare il dualismo, ma la vera chiave di accesso è la nuova visione che nasce dal superamento cartesiano. Quindi qualche cosa che, diciamo così, come dire, denuncia l'inconciliabilità profonda tra la scolastica cartesiana e poi i positivisti, perché di lì possiamo andare noi di corsa, i positivisti che sono contro Hegel e gli antipositivisti che sono, come dire, che si studiano a scuola come la reazione contro il positivismo, cioè Bergson, Husserl, Gentile, Comte, contro Comte. Tutta questa è la scolastica cartesiana. E dall'altra parte l'umanismo della coscienza storica ermeneutica, Vico, Dilthey e Cassirer. Lo stesso Husserl, per certi versi. Su Husserl farei l'eccezione. Perché anche Husserl voleva, come dire, portare la scienza alla filosofia. Sarebbe molto interessante, per esempio, qui leggere qualcosa di più delle lettere sull'umanismo di Heidegger, ma anche si tratterebbe di riprendere alcune cose del seminario di Mecri sul progresso. Ve le indicherò nelle avvertenze. Ma insomma, il punto che adesso qui a me preme ricordare, queste lacerazioni, queste opposizioni, questa inconciliabilità, questi due mondi che nascono e sempre di più dilatano le loro differenze, le loro distanze. Nessuno scienziato ha la benché minima idea nella sua formazione, quantomeno poi come uomo personalmente colto può sapere quello che sa, ma come scienziato cosa ne sa di Lessing, Jacobi, Hegel, Spinoza. Siamo ormai due mondi profondamente separati. E quindi in una lacerazione, in una opposizione che è nata appunto dal tentativo bruniano di interpretare Copernico, vedi un po'. E già, perché quello lì è il punto vero, no? Il punto sul quale noi abbiamo mirato in maniera particolare. La Yeats che dice Bruno è un uomo con la faccia rivolta all'indietro, non è certo un pensatore moderno. E noi le obiettiamo. E allora perché c'è Copernico? Ah, ma Copernico lo legge come se fosse Ermete e Trismegisto, vero? Ma Ermete e Trismegisto e tutti quelli che l'hanno studiato nel Rinascimento, credendolo autentico, tutto quello che volete, non ha mai detto le cose che dice Bruno. Bruno voleva proprio fare della rivoluzione copernicana la nuova morale del mondo, la nuova politica del mondo, la nuova etica e la nuova sapienza magica. Magica sì, nel senso di Ermete, sì sì, ma anche magica nel senso di Bacone. Magica perché sapeva fare miracoli delle cose, perché sapeva creare industriosamente qualche cosa che nessuno degli aristotelici manco si sognava. Quindi vedete che il problema della modernità, che noi ereditiamo e che da Bruno appunto ci coinvolge con una esplosione di fuochi d'artificio che adesso non si tratta più di andare indietro, adesso è esploso avanti, ci è esploso tra le mani, diciamo, davanti al viso. Questa esplosione è la duplicità, la radicale duplicità della scolastica cartesiana che viene a patti con la Chiesa, che si inventa la res cogitans per non finire sul rogo, che non ha nessun interesse per la filosofia, lo dichiara espressamente, si dimentica di mettere la filosofia nel discorso sul metodo, glielo deve dire l'editore, che dice, ma eccellenza, non dice niente della metafisica, della filosofia, ah già, come Hegel, come Husserl che si era dimenticato della storia, secondo una versione di Heidegger, dice, ah già la storia, ah già la filosofia. Quindi siamo partiti
noi moderni da questa lacerazione, dove da una parte c'è la vittoria di Aristotele, dice qualcheduno, nel senso che è la vittoria del potere religioso e del potere politico e dell'industrialismo e di tutte le rivoluzioni che sono seguite alle rivoluzioni cartesiane della scienza da una parte, e dall'altra parte la grande ribellione, la grande eresia, il sogno di un altro mondo attraverso la scienza, non contro la scienza. Certo, la scienza di Bruno è agghiacciante per noi moderni, non possiamo certo, come dire, se leggessimo De Minimo, De Monade, De Immenso, che sono testi meravigliosi, però sono veramente molto lontani da come noi mettiamo le cose, da come intendiamo la memoria, eccetera, eccetera. Però l'intento era quello lì, era di costruire una grande nuova filosofia che veniva dall'antico benissimo, ma che era una nuova filosofia, che era stata, la cui strada era stata aperta dalla rivoluzione di Copernico, dalla distruzione delle muraglie cristalline di Aristotele. E la stessa cosa vuole fare Spinoza, la stessa cosa. Siamo su quell'alveo lì, anche Spinoza. E allora qui vedete le due strade e questa particolare che abbiamo seguito oggi, cioè di far vedere come esplodeva Bruno, come esplodeva Spinoza, cosa sono i libertini, cosa c'è dietro il detribus impostoribus, come si faceva politica e cultura nell'illuminismo. Tutto questo non solo non ha detto nulla dell'altra strada, di cosa intanto i newtoniani facevano, no? Ma ha radicalmente sempre di più divaricato, allontanato, reso incompatibili, incomprensibili, intraducibili i due mondi. Questa lacerazione ha un corpo in cui esplode, un corpo bruniano in cui esplode. L'abbiamo ricordato una mezz'oretta fa, o poco più, con quella mezza riga, una riga, da Copernico in poi. Siamo in una discesa verso la X, non stiamo precipitando dal centro del mondo verso una X, e questo chi l'ha detto? La scienza, eh? La scienza è il pensiero di Bruno. Il corpo nel quale questa contraddizione esplode, questa lacerazione, è il corpo di Nietzsche. Questo è l'ultimo nostro passo, che purtroppo non abbiamo tutti il tempo che sarebbe bello per poterlo approfondire come meriterebbe, ma il destino irrisolto di Nietzsche assedia il nostro destino, la vita e il corpo del pensiero di quest'uomo è ancora una domanda verso di noi. Tutto questo, come dire, si può dire, è stato detto, molti pensano di intenderlo. Forse ci ripensano se io dico perché Nietzsche si è posto il problema della scienza. Ma non della scienza metaforicamente, è della scienza. Nietzsche è l'uomo della scienza. Ci sono tante letture di Nietzsche. Sono tutte ovviamente legittime, importanti. E non solo, ma il Nietzsche di cui parleremo è difficile da conciliare con, non con quello che viene prima, è chiarissimo. La cesura è chiarissima. È chiarissima anche perché Nietzsche te ne dà tutti i documenti che desideri, te lo dice, te lo dichiara ampiamente, il dramma della sua vita, come dire, è ciò per cui è rimasto solo. E in qualche modo ingiuriato, maledetto. È difficile poi da lì, da questa grande rivoluzione, che è il perno di tutto il discorso che sta esplodendo qui, capire cosa è successo davvero dopo. Ma il dopo non lo potremo affrontare qui, resta un compito. Noi faremo vedere dove la cosa esplode, dove le ceneri di Bruno e le ceneri di Spinoza, nel loro fare i conti con la scienza e nel ricostituire l'unità dell'Occidente nella scienza e attraverso la scienza. Quando dico scienza, dico la fisica, la chimica, la biologia, quelle cose lì, eh? Non dico la scienza in senso hegeliano. Anche. Ecco, noi la prossima volta affronteremo come ultima stazione luminosa il dramma di Nietzsche, che è il nostro dramma, la domanda di Nietzsche che cos'è scienza, e come già ricordavo prima,
l'osservazione fondamentale di Nietzsche, che non va mai dimenticata, attenzione, la scienza è un problema, ma il problema della scienza non è un problema scientifico. E si tratta di capire come lo affronti, come lo tematizzi. Ecco, per avvicinarci a questa altra cesura, diciamo così, a questo ultimo luogo, forse avremmo già da qui dovuto dire che è una nuova stazione luminosa, non l'ho fatto, ci ripenso, ma questo è poco interessante. Io devo fare due premesse, ecco, per arrivare a inquadrare questo altro Nietzsche che io vi propongo, altro perché solitamente non è letto così. Si tratta di quello che viene solitamente definito del tutto impropriamente la fase illuministica. Hai saluto la fase illuministica? Sì, illuministica se pensiamo da dove veniamo, no? Allora è corretto. Venendo di lì diventa corretto. Aggiungo che la cosiddetta fase illuministica di Nietzsche non l'ha mai, come dire, smentita, trasgredita o denunciata. Non ha mai detto, mi sono sbagliato, quando l'ha detto di altre cose, no? E come? Ecco, dicevo, per arrivare a mettere a fuoco però cosa è successo lì, ci sono almeno due vicende che devo ricordare, ovviamente di nuovo oggi la giornata è così, dovete avere pazienza, in maniera molto sintetica. È chiaro che ognuno degli argomenti che abbiamo svolto oggi poteva essere da solo il tema di un seminario. Cioè parlerò adesso, accennerò a due sfondamenti. E guarda che combinazione, due sfondamenti a Oriente. Eh già, che sono dietro le spalle di Nietzsche, che sono una condizione fondamentale della sua giovinezza, della sua formazione, della sua personalità. Non si può parlare di Nietzsche dimenticando questi due sfondamenti che lo hanno, se volete dire, preceduto, ma non è semplicemente così, che comunque gli hanno aperto la strada e come. Il primo sfondamento a Oriente è quello di Friedrich Kreutzer. 1771-1858. Friedrich Kreutzer era un grande filologo dei primi dell'Ottocento, appunto, autore di un libro straordinario che si intitola Simbolica e mitologia dei popoli antichi. Anche lui va indietro, fa lo stesso mestiere che abbiamo fatto qua. Simbolica e mitologia dei popoli antichi, che vuol dire pre-greci. Il suo lavoro è sostanzialmente in contraddizione, in polemica con la lettura apollinea che il grande Winckelmann, il grandissimo Winckelmann, aveva dato della cultura e dell'arte greca. No, l'Apollinio dei Greci è un punto di arrivo, non un punto di partenza. Quindi smentisce in maniera clamorosa, ma sulla base di un'eruzione finissima, no? E eruditissima, smentisce la teoria comunemente accettata da tutti, ma ci sono ancora tanti oggi che la pensano così, che sono pre-croiseriani, che la civiltà comincia coi greci, manco per il sogno. Anzi, i greci sono già un po' decadenti, a dirla proprio tutta. No? Non sentite già Nietzsche questo qua, no? La décadence, che comincia già con Platone. E Kreutzer è ancora più radicale, comincia pure prima, insomma, no? Molto prima. Perché lui va a recuperare le grandi civiltà dell'Oriente, le grandi civiltà simboliche, non figurativo-concettuali, le grandi civiltà che noi occidentali non riusciamo a interpretare facilmente, sono troppo lontane dalla nostra sensibilità, questi dei che hanno 27 braccia, 4 teste. Invece la figura apollinea del dio greco. E certo, c'è questo rovesciamento, c'è questa figura umana messa antropologicamente. Questo siamo certamente noi, ma perché abbiamo perso il senso delle verità simboliche profonde. Quelle di cui noi abbiamo letto cose e il seminario di arti dinamica ci sta facendo e ci ha fatto leggere cose che hanno un'antichità molto maggiore, no? Di quella che Omero è un chiacchierone, ti dice Kreutzer, no? Ma sì, lui racconta i miti come se fossero barzellette, sono storielle amene, ma i miti originari della preistoria erano la profondità del senso della vita cosmica, del senso del fuoco, della terra, degli astri, degli animali,
la profonda serietà della preistoria, dice il nostro Kreuzer. E con la Grecia comincia la decadenza intellettualistica che perde il senso del sacro. E dopo questa lezione di Kreuzer è stata presa da molti, e Otto e così via, filosofi della religione che hanno allargato enormemente lo sguardo, andando altrove dalla Grecia e prima della Grecia. Ma al suo tempo naturalmente la cosa non piacque per nulla ai filologi. Egli aveva detto che il simbolo rinasce occasionalmente in Occidente, attenzione, con Plotino, con Proclo e con Porfirio. E già, come l'abbiamo ritrovato anche noi. Plotino è il grande ponte, vi ricordate, tra la serietà, i miti e i racconti della tradizione indù, del sanscrito, eccetera, no? E anche lui vede queste cose che per noi sono diventate molto più facili, ovviamente, da vedere. Ovviamente queste tesi non piacquero per nulla ai suoi colleghi filologi e nacque una grandissima polemica, una furibonda polemica contro Kreuzer, che fu niente altro che il precedente della grandissima polemica ed espulsione violenta dalla categoria, diciamo, dei filologi che accadde con la nascita della tragedia di Nietzsche. C'è pure un altro, come dire, testimone che si accompagna a Kreuzer. Le tesi di Kreuzer hanno ispirato anche profondamente le tesi del matriarcato, guarda un po', di Johann Jakob Bachofen. E sono questi due i nomi tutelari della filologia di Nietzsche, Kreuzer e Bachofen. E questo sfondamento a Oriente che gli apre la strada, tanto che la nascita della tragedia dallo spirito della musica, e la musica è appunto l'Oriente, il ritmo è la musiche, è la danza. Sono i coreuti che danzano, ve li ricordate, i coreuti, che sono la cornice dell'umanità, che eterni tornano in tutte le storie dell'uomo. Questa cornice degli uomini mascherati, degli uomini che sono entrati nella danza, nel canto, nella musica e che celebrano la profonda tragedia della vita, il profondo senso tragico, e che entrano cantando e si dispongono intorno all'altare di Dioniso. Dioniso come il mondo profondo, l'unità profonda, l'unità che ha dentro di sé tutte le partizioni ma che non è ripartibile, non è traducibile, perché chi traduce è Apollo, il dio del segno, no? Il dio che prende con l'asta, che prende con l'arco la mira e che divide e che riconcilia. Ecco, tutte queste immagini poderose sono alla radice dell'originalità della prima opera giovanile di Nietzsche, un capolavoro immenso, come tutti sapete, se ne è occupato anche Mécri attraverso Florinda Cambria soprattutto. E questo è un capolavoro da rileggere e da non dimenticare. La nascita della tragedia di Condotti. No, no, la nascita della tragedia dallo spirito della musica. Se non raggiungi questa cosa non hai capito niente, no? Di qual è la grandiosità dell'operazione di Nietzsche, il quale certamente è un discepolo di Kreuzer, sappiamo che ha letto e come il trattato. Ecco, vi faccio vedere la traduzione italiana di Kreuzer e di Bachofen, questi libri, e anche di Bäumler, che è stato uno dei primi interpreti di questa tradizione, che poi è degenerata nel nazismo. Questa è un'altra vicenda di cui abbiamo fatto cenno parlando di Schopenhauer in una notazione in queste settimane. Bene, questo è il primo sfondamento. Il primo sfondamento a Oriente, che è una delle premesse del giovane Nietzsche. Ma Nietzsche arriva a questo sfondamento che si deposita nelle pagine meravigliose della nascita della tragedia, meravigliose anche stilisticamente. Nietzsche è un grandissimo scrittore, è un poeta. E non si sarebbero depositate così lì. Non si tratta solo di una questione di erudizione, diciamo così, o di capovolgimento antropologico della visione della storia del mondo. Sì, è così, ma dietro c'è un impulso grandioso, che è il secondo sfondamento a Oriente, che è ovviamente Schopenhauer, no? E l'altro suo discepolo, che è ovviamente Wagner. Se non rianimiamo tutti questi elementi,
E allora restiamo, come dire, in debito di comprensione di chi è Nietzsche e di perché Nietzsche, come Bruno, era, diciamo così, l'interlocutore misterioso di tutto il nostro cammino, che a un certo punto si rivela, si manifesta e dice: guarda che si tratta di questo. Guarda che sei ancora in piedi su questo vulcano, su questa lava, Bruno e Nietzsche, dal centro del mondo verso una X, la X. Con la scienza attuale questa X la possiamo descrivere in maniera meravigliosa, spaventosa per certi versi, affascinante per altri versi. Avete mai visto una fotografia delle galassie? Certo che l'avete vista. Bene, diciamo solo che Arthur Schopenhauer, 1788-1860, è coinvolto, adesso qui non ci interessa tanto la sua filosofia e la sua interpretazione kantiana, ci interessa questo fatto molto particolare che certamente lo ha caratterizzato e che fa di lui in questa storia un esponente, diciamo un testimone, non un protagonista, ma un testimone, sì, un testimone indispensabile. È il primo che, diciamo così, conosce ad alto livello filosofico dei testi indù. Nel 1814 Schopenhauer conosce la prima traduzione europea di un testo indù costituito da 50 Upanishad, che era stato portato in Europa e tradotto da anche Thiel du Perron, 1731-1805, diciamo l'eroe, diciamo, il santo della ricostruzione del mondo indiano, il quale prima con la Vesta e poi con le Upanishad e appunto i testi indiani, va in Persia, va in India, impara le loro lingue a più riprese e badate, con l'aiuto sempre costantemente, no? Perché non poteva farcela da solo, con l'aiuto problematico, pieno di grane, anche politiche, poi va anche in galera perché ha ammazzato un uomo, ma con l'aiuto della Compagnia delle Indie, inglesi, francesi e olandesi. Di volta in volta prende quella che è più disponibile a dargli dei soldi per andare a raccattare questo materiale, a recuperare, a mettersi a studiare presso santoni, maestri della tradizione di là, di quei paesi remoti, e portare di qua un po' alla volta questo materiale, cominciare a comprenderlo, a tradurlo e a diffonderlo. Ecco, Schopenhauer fa la scoperta di questi testi e rimane, come sappiamo, totalmente innamorato, no? Totalmente catturato, di cui dà un'interpretazione certamente discutibile, oggi certamente non più attendibile, capisce quello che capisce, ma anche Duperron capisce quello che capisce, si fa per dire, si comincia questo grande lavoro che non è finito. Noi siamo ancora molto lontani, come si è visto a Mecri in più occasioni e nel seminario delle arti dinamiche in maniera certamente molto precisa, molto lontani dal conoscere queste cose come conosciamo Omero, la tradizione nostra, eccetera, eccetera, molto lontani dall'avere addirittura la forma mentis per poterle facilmente, come dire, fare nostre. Ecco, devo dire che sin da giovane però, ecco, questo è un incrocio interessante, sempre da giovane Schopenhauer si dichiarava materialista. Quindi è l'incontro, diciamo, l'affratellamento, se si può dire così, tra un materialismo che ha radici illuministiche, chiarissimamente, quindi l'illuminismo da cui siamo venuti quest'oggi, che si precisa in un saggio del 1813, vedete, l'anno dopo scopre anche Thiel du Perron, sul libro sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente, che è la premessa senza della quale non avrebbe mai scritto nel 1819 il suo grande capolavoro, cioè Il mondo come volontà e rappresentazione. Si sa che il libro, e lui era giovanissimo, il libro non ebbe nessun successo con suo grande disdoro, e continuò a essere profondamente ignorato. Una seconda edizione del 1844 cominciò a rendersi noto, ma non fu con quello, fu con il libro Parerga e Paralipomena che divenne famoso, e allora divenne famosa anche questa filosofia
la filosofia schopenhaueriana, che è la tipica filosofia del romanticismo della seconda metà dell'Ottocento, di un romanticismo, diciamo così, pessimistico, cupo. E certamente in Schopenhauer, la prossima volta leggeremo un paio di passi, purtroppo non possiamo permetterci molto di più, è un materialismo che è tutto sommato un panteismo neoplatonico contro il creazionismo ebraico-cristiano. E consapevolmente, quindi, in questo panteismo neoplatonico c'è tutta una tradizione che noi ormai conosciamo molto bene, contro il creazionismo, e qui c'è però anche, come vi ho fatto notare in quel testo che vi ho tradotto, che vi ho mandato nelle considerazioni di queste settimane, in margine, dove c'è il germe dell'antisemitismo, in quel brano di Parerga e Paralipomena, dell'esoterismo pre-nazista, di certi tratti che ritroviamo tranquillamente in Wagner e Nietzsche, perché c'è anche questo, o se volete, c'è soprattutto questo nel nodo che è esploso. Abbiamo certamente due grandi poli in conflitto, diciamo così, la tradizione umanistico-storicistica ermeneutica da una parte, la scienza newtoniana e galileiana dall'altra. E certamente l'inconciliabilità, il fatto che non si parlano, il fatto che non si capiscono, che si ignorano profondamente, totalmente, le due culture, come è stato detto, no? E questo è certamente uno dei punti che sono esplosi da Bruno in avanti, che ci hanno tirato per i capelli, ci hanno messo a sedere qui davanti. Adesso tocca a te, no? Esattamente. Ma poi ce n'è un altro. C'è la traduzione, trasformazione di tutta la tradizione dell'Oriente, diciamo così, per dire in fretta, tutta la tradizione dell'Oriente che dà luogo alla spaccatura politica, che comincia certamente già nel Settecento, fra massoni, ma poi esplode certamente nell'Ottocento e nel Novecento, tra una lettura, diciamo così, esoterica, antiebraica, anticristiana, pagana, materialistica in quel senso lì, e cioè totalmente pre-nazista, e invece, come dire, l'altra lettura, quella alla quale si vota Nietzsche con la rivoluzione di cui parlavo prima, ma forse dalla quale non si è pulito mai del tutto, no? Cioè la lettura wagneriana, il crepuscolo degli dèi, la lettura della tragedia dell'Occidente, l'irrazionalismo totale della vita e della società occidentale, e il tentativo quindi della rivoluzione di questa vita con lo sguardo rivolto indietro. Trovare le radici dell'Oriente vuol dire sconfessare la modernità. E questo è certamente il nazismo, il fascismo, i due conflitti del Novecento, e tragicamente, incredibilmente, per certi versi uno dice: ma è impossibile che siamo ancora lì. Sì, siamo ancora lì. Certo, diversamente, però siamo ancora lì. Ecco, allora diciamo che abbiamo messo le premesse, no, di questa ultima visitazione. Potremmo dirlo con l'immaginario wagneriano, noi non possiamo dedicare molto tempo a Wagner. Se avessi avuto tempo io avrei fatto delle lezioni su Wagner, fatto sentire Wagner. Wagner è un genio universale, uno dei più grandi geni della storia della musica. Wagner è un maledetto antisemita, è un farabutto per certi altri versi sicuramente, ma che incarna in maniera poderosa i due elementi schopenhaueriani, cioè da un lato il nichilismo, il romanticismo come negazione del mondo, come amore della morte. L'amore della morte poi sono i teschi che le SS avevano, no? O sono gli arditi della guerra, della prima guerra mondiale, no? Che scherzavano con la morte. E questo è ovviamente il Tristiano Isotta. Con Tristiano Isotta siamo nel 1858, 56, 58. E poi l'altro aspetto dello schopenhaueruismo, cioè la distruzione della civiltà, il fatto che la civiltà occidentale è incentrata su un vizio d'origine, è incentrata sulla cattiva amministrazione delle anime e dei corpi della rivoluzione industriale,
cioè il crepuscolo degli dèi, 1874, il crepuscolo degli dèi, la caduta del Valhalla, la morte del cielo, degli dèi, dei valori superiori, la morte degli uomini superiori, Nietzsche, lo Zarathustra, la rivoluzione marxista, però fatta da destra, cioè recuperando l'ideale dell'amore cristiano, quello che fece tanto infuriare Nietzsche con il Parsifal, dove il Parsifal divenne proprio il segno della sua rottura definitiva con Wagner. Bene, non sapere queste cose, frequentare la filosofia, vi assicuro, diventa un'astrazione come da ragionieri, insomma, no? È come specializzarsi in una serie di libri di cui non si comprende però neanche bene il senso, l'origine e la natura. Bisogna entrare in queste cose, farsi una grande cultura, una grande cultura per poter fare filosofia, per poter pensare con i grandi pensatori. Nietzsche queste cose, come dire, le sa a meno dito, no? Le sa a memoria. Nietzsche è l'erede di queste due grandi fondamenti a Oriente, no? Di Kreutzer, e ne abbiamo detto l'essenziale per quello che ci serve qui, bisognerebbe leggerlo perché dice cose importantissime sul mito. Cos'è il mito? Cos'è la parola del mito? Cos'è la formazione mitica? Che cos'è il sacerdote che insegna con la parola mitica, che non è la parola articolata, intellettualistica, è appunto un gesto. È un'immagine di senso, come potremmo tradurre. È un'immagine di senso. No, è un gesto. Questo vede il sacerdote dei primordi, educatore dell'umanità, molto prima del poeta omerico, eccetera, eccetera. Quindi il grande Kreutzer, ma poi lo sfondamento a Oriente. E Schopenhauer si trova per la strada, non lo fa lui, ma si imbatte, e siccome è Schopenhauer, si imbatte in questi 50 Upanishad e da par suo ne tira fuori un bel po', insomma, educando con la sua filosofia Wagner e Nietzsche. I due poli, la destra e la sinistra, forse, perché su Nietzsche restano molti dubbi, legittimi. Però certamente non restano dubbi sul fatto che Nietzsche ruppe con tutto questo, ruppe con questa strada in maniera clamorosa, violenta, e inaugurò finalmente un dialogo e un discorso filosofico sulla scienza, come futuro di un'umanità non più superstiziosa, in questo senso certamente non nazista, non fascista, non simbolico-mitica, non arcaica, non esoterica, anzi tutte queste cose nei testi della cosiddetta fase illuministica sono mandati letteralmente, come vedremo la prossima volta e ultima, a quel paese. Ecco, vi ringrazio, io intanto mi fermo un momento se qualcuno vuole dire qualcosa, sono qui, insomma.